Amici di Formula Italian Team, siamo tornati! Dopo panettoni, pandori, spumanti, champagne, chi più ne ha più ne metta, siamo ormai pronti, i campionati stanno per ripartire, ma prima del loro inizio noi siamo di nuovo qui, perché se a inizio anno avevamo detto la nostra su quello che sarebbe stato questa stagione, siamo qui per fare i conti in tasca a noi e a tutti a metà stagione dopo 9 gare. È vero, la Prime ha corso la decima perché è stata la categoria che ha rotto il ghiaccio in Austria, ma dalla prossima settimana arriveranno anche le altre categorie sul circuito della Stiria. E allora non perdiamo tempo, vado subito a presentare i miei compagni di avventura qui questa sera. E allora, in primis, andiamo in ordine come li vediamo qui, in alto a sinistra, Alessandro Galliano. Buonasera a tutti. Mentre in alto a destra abbiamo Jacopo Rochita. Buonasera a tutti. Tanto Uppip, buonasera ragazzi, auguri passati a tutti. Poi ci sono Memedesimo, Luca Flaminio, eccoci qui, belli fatti con la felpetta, tutti pronti. Alla mia destra, Simone Fracchiolla. Salve ragioniere, buonasera. Buonasera. A lei. Mentre, manca, non è, il tipo qua non è neanche acceso la telecamera. Long, okay, ho paura. Andrea? Dove sei? Non lo so, perché mi ha chiamato? No, chiedo, cioè, stiamo facendo le presentazioni con tutta la correttezza del mondo, poi vediamo lei che parla da dietro le quinte e neanche si fa vedere. Cioè, ma le pare un atteggiamento corretto? Ma scusa, che fit vuole, scusi? Come che fit? Il fit è il sostitutivo del beep? Parte un processo adesso. Ma quindi devo accendere la telecamera? Secondo me, ho paura. No, telecamera. No. Hai rotto il fit. Ragazzi, prima di iniziare la nostra bella discussione, io vorrei un attimo farvi vedere una cosa, perché c'è stata, prima delle vacanze, di tutto, c'è stata una famosissima corsa che si corre ormai da oltre 6 anni. E che finalmente. Oh, guarda, dopo 6 anni ho ricevuto il Pandoro. No. Pandoro? No. Finalmente a casa. Upi Paetto, no, che non vede l'ora di ricominciare. Perfetto. C'è sta poco da fare. Quando stai fermo 15-20 giorni, dopo ti riviene da riprendere in mano. E comunque ricordiamo, stavo dicendo anche prima, è già volata metà stagione. E io a questo punto, dopo le varie presentazioni, io andrei subito a snocciolare un po' di argomenti. E come non iniziare? Max Basile ci chiede se il Pandoro è del 2016. Magari l'avrei tenuto come collezione. No, il Pandoro è del 2022. Anche se ancora mi manca quello del 2018. Ma a questo ci arriviamo anche il prossimo anno. È un barricato invecchiato per 8 anni. Quindi prendo valore. In botti di rovere, sì. Ma Doc, quanto si sta facendo grosso Doc con la palestra? Vai uomo. Il Pandoro, ragazzi, no. Non ho già capito la citazione, vedi? Signori, se non andiamo in trend con sto trash, cioè proprio io sono alla frutta della mia inventiva. Vabbè, detto questo, dicevo, quale migliore occasione per rompere un po' il ghiaccio partendo dalla Prime League, ma partendo da quello che noi avevamo detto praticamente quasi 3 mesi fa, quando abbiamo fatto i nostri pronostici, abbiamo detto ma come va, come non va, come va, come non va. E allora io adesso vado a riprendere la grafica. Le grafiche. Sì, perché queste sono cose che noi non dobbiamo perdere per nessuna ragione. Eccoci qua, pronti? Eccole qui. E qua abbiamo quelli che erano stati i nostri pronostici. Io, la cosa bella è che più o meno chi ci è andato vicino in questo momento, perché guardando la classifica
ci sono Gallians e Jacopo, perché hanno messo Gallians e Farao nei top 3 dei piloti. Andremo a vedere anche quella che è la classifica, così facciamo subito un... Anche Doctor Who a me hanno messo tutte e due. Doctor Who entrambi, che l'avevo messo anche io, mi ero fidato di River e soprattutto senza cattiveria mi ero fidato di Tartaruga, che invece non è che sta facendo una super stagione da questo punto di vista, purtroppo ci credevo. Io l'andrei a vedere la classifica piloti, che dice, eccola qui, la vediamo. Dice Farao avanti con 145 punti, che non è ancora aggiornata, ovviamente. Sì, sì, aggiornata. 132 Emis, 125 per Gallians, che però sappiamo, in attesa di conferma, ha vinto l'ultima gara prima della pausa invernale in Austria, ed è stata anche la prima gara dove era ad ottenere la pole position. Gallians, che ha fatto da questo punto di vista centro pieno, cioè sfruttamento pieno della pole position, prima pole, pam, vittoria, subito, immediatamente convertita in 25 punti. Da questo punto di vista, Jacopo, tu che dici? Ma sì, diciamo che ha fatto quello che doveva fare da quando qualcuno parte dalla pole, ha sfruttato al massimo la posizione. Un campionato nella quale io farei un po' più parlare, credo, Andrea, che ne sa qualcosa di in più. Un campionato nella quale sembra esserci un protagonista indiscusso, che è Farao, però sto vedendo dalla classifica che sono vicini gli altri, non sì. È proprio detta l'ultima parola, c'è ancora una lunghissima parte di stagione, ma io credo di far parlare a questo punto Andrea, che è quello che ha seguito di più la stagione. Tartaruga, scusate, Pip ha detto Tartaruga, no. Abbiamo generato un'ondata di trash bellissimo e mi sta piacendo tantissimo come siamo partiti. Sappiatelo, perché mi state piacendo tantissimo dalla chat, vi sto leggendo. È arrivato allora. Matteo Geraci, Geras per gli amici. Gallians come il nostro Kaiser, prima pole trasformata in vittoria. Fortuna per lui, questa però è la seconda vittoria. Beh, come non parlare del leggendario Kaisermatt, che fa ingegnere ovunque, è tipo Binotto, che è stato praticamente voluto da tutti quanti i team, insieme a lui anche Paolo 2553, che, come ci ha detto ad inizio stagione, lui non ha partecipato ai campionati ma si è ritrovato a fare quattro ingegneri diversi, uno per ogni categoria. Ma passiamo alla Prime League, passiamo alle cose un pochettino più tangibili adesso. Allora, sostanzialmente è vero, cioè la classifica è più corta di quello che può sembrare rispetto ai risultati che si sono visti in pista, perché abbiamo esattamente 5 vittorie per Farao, e di cui 3 arrivate consecutivamente, quindi Australia, da Australia in poi. Il problema suo è stato, come si può vedere anche dalla classifica, è che le gare completate sono 6, quindi sostanzialmente gli mancano 3 gare rispetto a Gallians, che invece le ha completate tutte quante, che sono 9, e quindi sostanzialmente la mancanza può essere quella. Quindi sappiamo che comunque in un campionato di 18 gare, 20 gare, come sono state negli altri anni, comunque bisogna essere costanti e portare sempre al traguardo la vettura. Emis dietro a 132 punti è stato forse il pilota che un pochettino più ha sofferto questo nuovo gioco. L'abbiamo sentito anche parecchie volte in live durante le interviste post gara dire che ha molti moltissimi problemi in trazione. Sappiamo anche che lui ha dei potenziometri sul G29, come ha più volte raccontato anche sul nostro canale, per problemi fisici, e quindi sostanzialmente non è facile tutte le volte andare a diciamo abituarsi a un gioco nuovo. Poi questo qua possiamo metterla come vogliamo, ma è stato un gioco che ha stravolto tutto quanto rispetto all'anno scorso, anche per i nuovi regolamenti delle vetture, quindi sostanzialmente sono state un pochettino più imprevedibili, ma quando ci si prende la mano poi inizi a divertirti molto, perché comunque l'effetto suolo fatto dai canali Venturi sotto al fondo della vettura aiuta parecchio, anche specialmente a centro curva. Quindi in piste come Silverstone
lasci andare di più la macchina, la lasci scivolare di più e senti proprio che la macchina è incollata al terreno. Però in trazione ovviamente questa deportanza te la porti e quindi devi stare molto molto attento in trazione. Gallians invece lo abbiamo a 125. Lui ha vinto l'ultima gara, ovvero Austria. Intanto, ha fatto scusami, veramente. Rimarco solo una cosa su Farah. Farah ha saltato la prima gara in Australia perché, se non sbaglio, è entrato dopo. E poi ha saltato la gara senza Silverstone. In realtà, l'unica gara dove ha fatto Bahrain. E in realtà l'unica gara vera che dove si è ritirato è stata Spagna, dove però ha commesso, ne volevo approfittare di questa cosa, ha commesso un errore del tutto simile, davvero accostabile, a quello che aveva commesso poi poche settimane fa nell'ultimo appuntamento della prima parte di stagione in Austria. Cioè ha tamponato per troppa foga il pilota davanti. In Australia è andata, in Austria è andata la meno peggio, in Spagna andò malissimo. Vero, perché poi arrivò al ritiro per il pilota della Mercedes. E quindi diciamo che sì, effettivamente lui nelle gare che ha corso ha fatto solo 1-0, però gli mancano anche i punti delle due gare saltate. Quindi sostanzialmente la media risultato parla da sola, perché è 1.17 sostanzialmente, quindi fa spavento. Però se andiamo a vedere fino a Samu Vip, che anche lui ha saltato parecchie gare, perché le gare completate sono solo 3, tutti quanti hanno una media risultato che va dal 2.67 di Samu Vip al 5.14 di Upip, e quindi sostanzialmente là davanti in 6 piloti si stanno scambiando le prime 6 posizioni. Quindi è un campionato sostanzialmente che non mi aspettavo così combattuto da così tanti piloti. E quindi si sta rivelando veramente, veramente un bel campionato, anche perché poi abbiamo Gallians a 125 contro i 145 punti di Farah, quindi sostanzialmente sono 30 punti. Lui è riuscito a vincere, perdonatemi, una gara. Bisogna aspettare ancora i risultati ufficiali, se non mi sbaglio, perché avevi vinto quella in Bahrain, no? Ho vinto la prima in Bahrain e l'ultima in Austria. Ok, quindi testa a coda come quello che stiamo vedendo con le immagini di quello che è successo in Austria poche settimane fa. Austria, che secondo me è stata una delle gare che più ha fatto onore alla Prime, perché tolto Farah, poi c'è stato il buon Gallians, poi comunque dietro abbiamo visto delle belle battaglie con un grande Ricky Bizzo, che è stato da Portimao in poi una rivelazione, che da wildcard sostanzialmente si è comportato molto bene arrivando alla vittoria a Silverstone, quindi ci sarà anche lui da mettere nei conti, soprattutto dei piloti che si stanno contendendo la vittoria, quindi potrà andare a sottrarre dei punti sia agli avversari che ai piloti stessi, quindi ci sono stati anche questi buoni innesti. Esatto. Di Dawson che è in crescendo, e Ricky Bizzo è partito un po' subito forte, invece ha fatto subito vedere che può stare in vetta la categoria. Ma anche lo stesso Black Biagio, che poi abbiamo visto con una wild card in pro, quindi sono stati tutti piloti molto costanti sin da subito, quindi grandissimo feeling col gioco. È sicuramente una grandissima sorpresa sia per noi che commentavamo, sia per gli spettatori, che anche per i piloti che ci devono correre contro, perché comunque devi mettere altri due piloti che ti possono arrivare davanti, ti possono mettere le ruote davanti, quindi sia per Farah, sia per il buon Gallians, sia per Emis c'è da fare i conti, oltre magari Emis con le problematiche che ha, ma anche con altri piloti che sono subentrati, che hanno fatto veramente un bel inizio di campionato, ecco, per quanto riguarda loro. Altre situazioni, bellissima la prima gara in Bahrain, anche lì poi bisogna stare attenti, perché Bahrain quest'anno è stata una pista che è sempre stata un po' truffaldina, però con le termocoperte a 75 gradi e le nuove gomme, quando uscivi dai box bisognava stare tantissimo attenti alla trazione di curva 2, e soprattutto al cordolo interno di curva 3, quindi con le termocoperte a 75 gradi si sono visti anche un po' meno undercut,
perché comunque bisogna mettere quasi subito in temperatura lo pneumatico. E quindi dai, la Prime League è stata veramente molto molto bella come campionato. Ci siamo divertiti in telecronaca e sicuramente si sono divertiti anche magari in situazioni un pochettino più spinose, un po' meno, però si sono divertiti anche i piloti, credo. Io vado a prendere quello che ci scrive Matteo in chat. Farà sicuramente il più veloce con un certo margine, però d'altro canto Gallianz ha dalla sua la visione di gara, spesso la azzecca sempre, Portimao a parte, soprattutto la porta sempre alla bandiera. Emis ha un bagaglio di esperienza ben più alto rispetto ai due e nel complesso può essere il più completo dei tre. Non dimentichiamoci le nuove leve che si stanno dimostrando molto veloci e possono togliere punti a chiunque. Ecco, tornando invece al discorso, dicevamo di Emis, gli mancano punti importanti, gli sta mancando un po' quello che si era visto anche negli altri stagioni e che avevamo messo in conto anche a inizio stagione, ovvero questo suo essere scostante, questo suo cadere in errori banali, che proprio nel momento in cui dici guarda è fatta, non c'è problema, cadi dalle nuvole guardando certi errori che purtroppo lo privano di punti importanti poi per il campionato. Comunque se andiamo a, diciamo, mettere un comune denominatore negli errori di Emis, sono tutti avvenuti in trazione. Se non c'è magari qualche macchiolina, tipo a Monte Carlo, però sono tutti avvenuti in trazione. Quindi con quello che ha detto trova riscontro anche poi alla fine nei ritiri e negli errori che ha avuto sostanzialmente. Io mi ricordo Miami, GP di Miami, parte secondo, in curva 2 è partito un pochettino maluccio, si è girato subito in curva 2 e quindi poi andare a recuperare, sai, con l'errore, comunque le gomme, si è visto che nervosismo. Esatto, il nervosismo sia del pilota, ma le gomme abbiamo visto che dopo uno spin ci mettono un po' a ritornare poi in prestazione, no? Quindi non è neanche l'anno in cui devi fare, cioè bisogna fare certi errori che ti possono perdonare un po' la situazione dello pneumatico. E quindi secondo me sarà, spero di no, spero che ci trovi una quadra, ma penso che sarà anche il leitmotiv della seconda metà di stagione. Io posso fare un parallelismo con la Prime League del 2020, perché ce l'ho avuto contro Emis. Sicuramente quando è in giornata è un pilota molto molto veloce, quindi bisogna stare molto attenti. Ha grandissima esperienza, proprio come ha detto Gallianz, come ha detto Kaisermatt, scusate. Quindi ha corso in pro anche, quindi nel 2019 correva in pro. Il bagaglio di esperienza rispetto ad altri piloti Prime, credo che ci si possa paragonare solo River Tsunami, tralasciando poi Roby, Naspaz e Alex Pilotino. Però a bagaglio di esperienza è difficile trovare dei piloti in Prime con l'esperienza che ha Emis. Bisognerà vedere se riuscirà proprio a mettere una quadra a questa problematica o se è proprio un limite della tecnologia, ecco. Quindi bisognerà farci il callo, specialmente per lui, ma anche noi commentatori e soprattutto spettatori che vedono le gare. Raffaele ci scrive: Emis purtroppo non ha nemmeno una linea stabile, troppi pensieri. Due parole su Upip, prima parte di stagione da mediano. Sì, da mediano, tra l'altro Upip ha saltato diverse gare, quindi forse uno di quelli che anche senza fare risultati clamorosamente alti ha da recriminare, diciamo che mancano diversi punti in classifica da quel punto di vista, quindi potrebbe essere messo meglio se avesse corso lo stesso numero di gare degli altri. Emis è, anche la linea non lo aiuta, ogni tanto abbiamo visto in Spagna era successo un bel casotto con la linea e purtroppo a volte siamo nel 2022, ci preoccupiamo del cambiamento climatico e non abbiamo una linea buona, cioè. Posso... ma non per lui, rete italiana, cioè. Posso fare un appunto solo, Luca? Vadi. Perché io vedo che siamo in categoria Formula 1 22, se magari riusciamo a mettere categoria 4 chiacchiere, come no, come no, perché così almeno c'è più, comunque, ci sono più spettatori. Una comunque roba. Consideriamo adesso che entriamo nella seconda parte di stagione, le gare sono di meno rispetto agli altri anni, quindi adesso arrivare al traguardo diventa veramente fondamentale, soprattutto per chi si gioca il campionato. E solitamente la Prime, e lo insegni pure te Andrea,
nella seconda parte di campionato se ne esce sempre fuori con valori completamente ribaltati rispetto alla prima, e quindi potrebbe addirittura vedere a fine campionato una situazione che o delle dinamiche completamente rovesciate, quindi bisogna stare veramente attenti alle prossime gare della Premier League. Allora, ti dico, è vero, perché comunque la Premier League vede sempre tanti piloti ad inizio carriera virtuale, tra virgolette, e quindi sostanzialmente poi pian piano con l'esperienza, puntando prima alla costanza rispetto che al risultato. Come mi disse il buon Hiroshi, grandissimo collega mio da 2 anni, all'inizio del 2019 mi disse: prima punta la costanza, poi pian piano la velocità arriva. Quindi portarla al traguardo sicuramente da rookie, se vogliamo, ti può aiutare anche a livello di morale. Upip sta facendo esattamente quello che stiamo dicendo, cioè nelle gare che ha corso ha sempre sfruttato il fatto che gli altri davanti facessero errori, e lui invece era molto pulito, e quindi questo lo ha aiutato anche nell'avere una certa costanza di risultato, che lo vede comunque sostanzialmente in una classifica anche molto buona, perché se andiamo a vedere Upip è in 5ª posizione, cioè a pochissimi punti rispetto a River Tsunami, cioè River Tsunami vice campione Prime League nel 2019 sostanzialmente, ecco. Quindi Upip è la personificazione un pochettino più lampante della Prime, se vogliamo, però sarà difficile rispetto agli anni scorsi vedere un salto netto di prestazioni, perché secondo me l'abbiamo visto più volte e l'ho detto più volte in telecronaca, Farah ha una costanza quando si trova davanti, una freddezza che mi ricorda un po' Pozluca nel 2020. Ha una freddezza di decisione pazzesca e fa tantissimi giri, ma pochissimo dal giro precedente, si parla di millesimi, quindi cioè, è difficile che succeda qualcosa che possa ribaltare completamente il risultato. Neanche Alessandro Borghese potrebbe farlo, secondo me. Quindi diciamo che Farah mi dà la sensazione, Pozluca era favorito ma se la doveva lottare, Farah non me ne vogliano gli altri, ma al netto delle gare che ha mancato mi dà la sensazione che se non fa errori se lo dovrebbe perdere da solo, ecco. Esatto. Così che Gaglia sgongola perché gli abbiamo affidato. Oh. Succedono tutte cose, una roba. No, allora, ma la vedo difficile. A proposito di vetture, eccetera, Raffaele Dalli faceva notare che probabilmente questo tipo di vetture si sta adattando meglio anche a Naspaz, che riesce a fare il suo ritmo in maniera molto più regolare. Al fattore Naspaz allego la cura Flaminio, perché è la prima volta Naspaz ha un qualcuno che gli sta dietro e gli insegna qualcosa, perché negli altri anni magari era un po' più allo sbando, girava meno, e da questo punto di vista, ecco, è migliorato, riuscendo a girare in maniera regolare. Allora, Raffaele Lelli, ecco, non si può parlare, ora abbiamo parlato, diciamo, del vertice, no, della Premier League, ma non si può parlare di Premier League se non si parla di Paolone Naspaz. No. Quindi, segnalo anche un tipo di vetture che forse si adattano meglio a Naspaz, meno errori del solito, fa il suo ritmo lineamente. Io, purtroppo, mi ricordo la situazione di Monte Carlo, in cui era 5º e 6º, e lì, anche lì piangono gli eroi sostanzialmente. Lì non c'ero, infatti. Cioè, Naspaz quest'anno non ci ho più parlato, purtroppo, perché comunque lui non è che ha la PlayStation lì, sostanzialmente. Ce l'ha a casa, in un'altra casa, sera, sostanzialmente. Sì. Quindi questo è stato un po', come posso dire, una nota dolente anche rispetto ai 2 anni che ho passato come compagno di squadra di Naspaz, che purtroppo non siamo riusciti a provare come si voleva. Però magari queste vetture, rispetto a quelle dell'anno scorso, se le provi un pochino di meno, comunque qualcosa ti concedono in più. Qualcosina in più rispetto alle vetture dell'anno scorso ti concedono. E quindi credo che Naspaz quest'anno abbia fatto delle belle gare,
l'ultima, se non mi sbaglio, è arrivato comunque a punti, quindi sostanzialmente Paolone sta facendo un bel campionato. Stessa cosa nelle poche gare che abbiamo visto, purtroppo Roby anche lui era un pochettino meno in difficoltà gli anni scorsi rispetto a Paolo, però anche Roby è sul pezzo anche quando lo si vede. Poi abbiamo, vabbè, Ezio, come ci dice il buon Raffaele Lelli, Monte Carlo, Ezio al traguardo con due giri fatti in riserva, è poesia, ecco. Quindi, Ezio, altro rookie, compagno di squadra proprio del signor Gallians. E poi di chi parlare? Alex Pilotino, sempre stoico come gli altri due, quindi una Prime League che da commentatore mi ha stupito tantissimo, perché non me l'aspettavo con così tanti nomi molto molto veloci subito. Mi aspettavo un gruppetto un pochettino più veloce all'inizio, però poi dietro mi aspettavo un pochettino più di tempo di adattamento, ma vedo che Upip comunque si comporta bene. Purtroppo Samu Vip ha avuto delle problematiche da rookie, non si conosce subito benissimo il regolamento, quindi ci sono stati parecchi susseguirsi di penalità e punti licenza persi, però anche lui all'inizio andava molto molto veloce, e quindi speriamo che dopo questa fase di adattamento al mondo fit, perché il mondo fit non è solo bene mi alleno e basta E faccio quello che devo fare in pista, ma c'è anche il regolamento messo appunto dalla direzione di gara, che bisogna conoscerlo molto bene e non si può, diciamo, conoscere subito, bisogna conoscerlo pian piano con l'esperienza, sostanzialmente. Tutti quanti credo che ci siamo passati, e pian piano quando inizi a conoscerlo poi ti diverti anche di più. Andando a chiudere il discorso Prime, Matteo in chat ci dice che Farah secondo lui farà lo stesso percorso di Daniele Play e Luca Bigno, l'anno prossimo lo vedremo a lottare in alto in Sport League. Potrebbe. Potrebbe. No, per come è finita per Daniele quest'anno speriamo di no. Speriamo a livello di passo. Sì, ok. No, perché purtroppo Daniele quest'anno poi, come sapete, si è ritirato, quindi... Fare certi paragoni ancora prima di vedere i prossimi giochi mi sembra un po' troppo azzardato. Il paragone dell'anno lo centrò Raffa, Prime League 2020, Messico, andatevi a riprendere la live, Prime League 2020, paragonò Daniele Play a Nico Fiore. Io farei un minuto di silenzio per quella butade di Raffa. Adesso ragazzi, lo sentite tutte. No, vabbè, magari ci diventava anche. Magari ci diventava anche. No, diciamo, in teoria, la velocità ce l'ha. Ne parleremo anche in master. Sì, ne parleremo dopo. Impatto, dove secondo me ha voluto continuare per la sua strada a livello di stare in pista, ma sbattendo malamente. Ci arriveremo. Detto questo, no? Intanto buona guarigione a Super Simo, anche lui dalla Prime, perché insomma ci sono stati un po' di problemi e insomma lo aspettiamo presto in pista. Raffaele dice: vabbè, Daniele ora è da correre sul PSGL, vabbè, l'autoscontro si può sempre fare. No! No! Non lo dico più. Aia. Non è colpa mia se di là sono più permessi. Siamo anche in periodo di Luna Park per le città, quindi sostanzialmente si parlava di quegli autoscontri lì. No, cioè, purtroppo è fattuale, sono molto più morbidi. Magari un triplo cambio di direzione non te lo vengono a raccontare, ecco. Però, detto questo, andiamo a chiudere il discorso Prime League, andiamo verso una previsione della seconda parte di stagione. Pardon. E beh, con quello che stiamo vedendo, la classifica è ancora cortina, ma la sensazione è che tra Emis, Gallians e Farah, io dico Farah, rimango della mia idea di prima, dico a stavolta non vi do il trittico, ma dobbiamo sparare il nome. Secco. Secco. Io dico Farah per quello che ho detto prima, cioè ho la sensazione che ne abbia di più e lo può perdere solo lui. Allora, con cognizione di causa ti direi, se fosse arrivato prima ci sarebbe stato un duello all'ultimo sangue secondo me Ricky Bizzo Farah, però a questo punto, anche supportato dalle statistiche, la media risultato 1.17, battere Farah quest'anno è dura, quindi anch'io dico Farah. Jacopo? Io vado un po' controcorrente, nel senso che secondo me Farah è l'uomo da battere,
però comunque sai fare un errore e buttare via 25 punti e dopo devi comunque ricostruirli. Secondo me io dico Gallians a questo punto. Continuo con questa mia idea. Guarda la disperazione! Simone? Io vado sul classico e dico fare anche io. Il classico, un po' tipo quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Aspettate, un pezzo. Okay. Attenzione, si scopre che in realtà c'è una botola lì che porta direttamente a Rocella Ionica. Ecco. Diventa la Rocella Ionica. A proposito, io ho fatto un commento su un post di Fit. Se per cortesia ci dite dove è finita questa salsiccia, perché è un anno che la cerchiamo, non si sa dove sia finita. C'è un padrone, il buon Andrea Badolato, che la cerca da un anno. Per cortesia, diteci. Per rispondere a Jay, io invece mi paro un pochino il sedere dicendo Fara, campionato piloti, però costruttori rimango sulla mia linea e dico Ferrari, quindi io Ezio. Comunque intanto in chat ovviamente è partito un po' il confronto sul PSGL, ma non per quel campionato. È che si parla più del fatto di come venga gestita lo stare in pista. Per carità, sono due modi diversi. Sono due modi diversi. E no, al netto di questo, parlavamo di salsicce, cose, dove sono e pipì e popò. Io andrei a farvi vedere, perché queste sono cose da far vedere. C'è un mondo dietro al Fit, che è il Fit Dark, se possiamo chiamarlo così. Sì. Che regala perle. Sì, no, la vado a ritrovare perché bisogna ritrovarlo. Intanto lei cerchi, intanto ci scrivono che cos'è PSGL, è la terza squadra di Parigi. Eccolo, quando così. Stai socializzando col vicino che ti dà le salsicce, ma ti ricordi che devi fare la direzione gara. Allora, questa qui, perché bisogna raccontare un po' il contesto. Allora. Ma è bellissimo il volto, la sofferenza, il pathos, la passione di Mel Gibson. Niente a che vedere, cioè. Ragazzi, cioè, Andre è una base per meme alle volte che è favolosa, cioè, quindi fa delle facce bellissime quando mette la webcam. No, ma a parte gli scherzi, allora vi racconto dove sei? Vieni da noi, basta mangiare. Vi racconto il contesto. Allora, immaginatevi le tensioni di una gara. C'è il party post-gara, che è creato di solito dalla direzione di gara, dal direttore di gara che c'è quella sera. Uno entra in party, ha appena finito di gareggiare, e sente: oh, allora, tutto a posto, sì, tutto bene, si racconta, e poi arriva Andre e fa: ecco, mi sono messo a socializzare col vicino. Cioè, è una roba assurda, una roba catartica in quel momento lì, è bellissimo. Cioè, un capolavoro. E quindi ecco qua che è arrivato il meme. Oh mamma mia, ragazzi. Oh, guarda che è arrivato Mirko Suriano. Da Mirko. Ciao, sono quello di PSGL. Beh, direi che lei ha vinto anche una Pandoro Race l'anno scorso, ha corso in Master, quindi magari... Jacopo c'ha ancora sul groppone il Pandoro, perché ha detto a lui è arrivato, a me no. L'anno... No. È da lì che è partita tutta la storia del 2018, la vendetta del mio Pandoro. Oh signore. No, allora io farei un altro meme. Io sarei per un altro meme. Vediamo, le becco uno a caso, quello che trovo. No. È uscito di nuovo lui. Nessuno Andre quando esce una nuova chip di Piccinini. Guarda, anche qui, vedete, e c'è proprio la prova attoriale, il carattere, lo sguardo, il sorriso, la posizione, l'intensità. Buca lo schermo. Che dire? Guardalo, allora, il riflesso della felicità.
Questa immagine qua deriva dall'anno scorso, se non mi sbaglio, dove a un certo punto stavamo provando i sondaggi della chat di Twitch e Andre sembrava uno appena assunto dall'Istat, no? Quindi è stato bellissimo, faceva sondaggi a più non posso, e difatti alla fine se andate a vedere nei fit points c'è anche sondaggio alla Badolato, quindi sostanzialmente è bellissimo fare meme su Andre perché ci regala delle perle eccezionali, cioè trovatemi una base per meme che non sia perfetta come le mosse di Andre, impossibile. No, io per me è perfetto. Detto questo, noi andiamo avanti perché insomma la serata è ancora ricca. Io passerei la palla a Ale e a Jay perché andiamo a parlare della Sport League, andiamo avanti. Sport League, una Sport League che diciamo si apprestava a inizio campionato come il campionato forse più equilibrato dalla pre-season. Aspetta che Mirko, quello... scusate, Mirko ha detto no, mi aiuti, faccio cagare. Mirko, te pio, te coppo, alla Toto Wolf fino all'anno scorso praticamente. Miseriuccia, va. Non andiamo, perdiamo 4 decimi, ma... Devo parlare? Simone già c'è i fantasmi, secondo me. credo che dopo ci sia un meme su questo spirito. Teniamocelo per dopo. Oddio. Detto questo, torniamo alla Sport League. Intanto in grafica ho messo quelli che erano i nostri pronostici. E poi ne discutiamo. Prima parliamo dei pronostici e poi discutiamo. Dai Luca, vai. Beh, io direi che qua c'era stato un plebiscito popolare con me, Jacopo e Gallians, che avevamo dato come favorito Shumi, e insomma si sta rivelando tale. L'unico però che ha capito che Bigno ne aveva era Gallians, perché Gallians ha messo Bigno secondo. Gli altri, sì. Io e Jacopo praticamente speculari totalmente, sia a livello di classifica costruttori che di piloti. E Long l'alternativo, Topping sta risalendo, Shumi era il secondo, Fiorino qualche adesso, errorino, però poi ne parliamo. Adesso ne parliamo, sì, ma sì. Prima voglio far parlare Andrea perché comunque è stato lui l'unico a mettere Bigno là in classifica, visto che lo conosceva abbastanza bene dall'anno scorso. Hai detto Andrea, Gallians. Di legge dice Long che mette Topping e Damar Cord. Vabbè, ma è tutto facile. Vabbè, Shumi, Luca B. No, beh, Luca B non era facile. Shumi, Fiorino e Michael. No, perché andavo. Cioè, Topping non si era visto. Sappiamo chi è Topping, campione della Sport. E io ho detto, cazzo, vince lui. Cioè senza papale. No. No, diciamo che per quanto riguarda Kaiser è stata più una speranza e anche un modo per dargli una spinta più che una reale convinzione. Sapevo che avrebbe potuto farcela, sarebbe stato difficile certamente. Adesso sì. La chat è bellissima, scusate se vi interrompo, la adoro. Vi se ama. Comunque dai, si può ancora fare una seconda parte di stagione buona, poi vabbè, la classifica si vedrà alla fine. E per quanto riguarda la classifica, Luca, la vorrei far mettere in grafica perché no, c'è da parlare perché questa Sport League si apprestava a essere uno dei campionati più equilibrati dalla pre-season, che avevamo visto tanti piloti andare sullo stesso decimo, e diciamo che c'è stata diciamo una mezza verità, perché in realtà da come abbiamo visto da tutte le gare ci sono due piloti nettamente in questo momento superiori a tutti gli altri, e sono Shumi Legend e Bigno, che stanno facendo praticamente una corsa a sé. E poi troviamo al terzo posto Michael con Alessio Fiorino, che se la stanno giocando per l'ultimo gradino del podio. Ma nel mezzo abbiamo trovato delle gare veramente spettacolari, soprattutto una lotta tra Shumi Legend e Luca Bigno veramente interessante. E colgo l'occasione perché guardando un po' anche per esempio la media statistica del campionato, 3 vittorie a testa ma per tutte e due, ma fondamentale sono i 9 piazzamenti consecutiva poi di Shumi contro invece i 6 nei confronti di Luca Bigno. È lì la differenza che in questo momento si sta generando tra i due piloti. Per Luca diciamo la non presentazione a Portimao e il passo falso a Monaco stanno pesando parecchio, al netto delle gare che sono sempre uno contro uno per quanto riguarda la maggior parte delle piste. Cito
non lo so, Australia, Bahrain, Miami, lo stesso Silverstone, sempre a confrontarsi l'uno contro l'altro in un duello veramente spettacolare, nella quale in qualifica sembra prevalere più Schumi, in gara sembra spuntarlo un pelo più Luca Bigno, ma sono questioni di decimi e questo credo che ce lo porteremo fino al termine della stagione. Gli altri dietro invece se la giocano tutti, perché Michael comunque ha fatto segnare una vittoria, Alessio Fiorino ha fatto segnare una vittoria e tutto sommato sono anche una costante presenza per quanto riguarda i podi, 5 per Michael e 4 per lo stesso pilota della Red Bull Alessio Fiorino, con outsider che si presentano qua e là come per esempio Vampir che ha vinto la gara a Portimao, Tukumi, Topping Kestrel che piano piano sta risalendo dopo una prima fase leggermente in sordina. Diciamo che c'è veramente tanta carne al fuoco, soprattutto considerando poi le prossime piste nella quale ci saranno tanti trenini. Mi viene in mente già questo appuntamento in Austria, o mi viene in mente anche la stessa Spa, Monza, quindi dove tutti i piloti molto vicini tra di loro possono giocarsela per il podio, e soprattutto anche presenze interessanti. Cito tra tutti Nike 312T che ha fatto vedere qualcosa ed era subito già lì davanti, quindi occhio perché comunque seconda parte di stagione molto molto interessante e lotta sempre più accesa tra i primi due. È che Nicky ha avuto purtroppo un po' di problemi col volante, abbastanza distanti tra loro. Come, scusa? Nicky ha avuto un po' di problemi con il volante, quindi è da un po' che manca in pista, ma è un nome che avevamo visto subito molto interessante. Sì, comunque stavo dicendo che anche per questa mancanza, che non c'è Nicky un po' a sbaragliare le carte, essendo che molto spesso ci sono sempre i soliti due là davanti, è difficile adesso per Luca Bigno recuperare questo divario da Schumi Legend, perché sì, alla fine se si è sempre davanti si guadagnano tanti punti, ma se il tuo avversario è sempre lì a lottare con te, magari una volta guadagni 7 punti, magari una volta ne perdi 8, magari una volta ne guadagni altri 7, è difficile arrivare a fare tanta differenza quanta è al momento quella della classifica, quindi ci vorranno tante gare in stile magari Jeddah o in stile Portimao, due gare meravigliose con vincitori a sorpresa, possono un pochino rimescolare le carte, altrimenti Schumi Legend è certamente il favorito per il titolo di quest'anno. Schumi starà toccando l'impossibile adesso, secondo me. Ma i numeri alla mano, perché... No, sicuramente, no, se andiamo a vedere, 9 gare ha fatto 9 piazzamenti sul podio, cioè, e di cui un terzo sono vittorie. Questa è la costanza che serve per vincere un titolo mondiale. In questo momento è lui nettamente favorito per quanto riguarda la gara. È anche vero che però Luca Bigno ha da per sé ricriminare quelle due gare che ha fatto due passi falsi, perché a questo punto, poi dopo andiamo a vedere i punteggi, sono meno di 40 punti, che per carità sono fattibili, ma se Schumi Legend continua con questa serie di risultati la vedo molto difficile. Lotta interessante invece la vedo nella parte, diciamo, subito dietro a loro, perché tutto sommato andiamo a trovare tanti altri piloti che se la giocano. Michael, che comunque si trova sempre terzo o quantomeno prova sempre a dare fastidio. Alessio Fiorino nelle ultime gare ha cominciato ad andare veramente forte, ha cominciato a svegliarsi, vittoria anche per quanto riguarda Spagna. Vampir, che secondo me in questo momento è una rivelazione del campionato, perché ha unito costanza e soprattutto poi dopo una bella vittoria a Portimao. E onestamente mi aspetto di più invece per quanto riguarda Magico Sonic, aveva fatto intravedere cose interessanti, e mi aspetto anche qualcosa da Kaiser, che è sempre lì, ma rispetto all'anno scorso fa un pelo più di fatica a raggiungere la top 5 con più frequente facilità. Per il resto un campionato che comunque, al di là della battaglia Schumi Legend, è molto interessante, molto divertente. E soprattutto bisogna stare molto attenti, perché nella seconda parte di stagione ci sono delle piste dove i valori, come ho detto prima, si riavvicineranno molto per via anche delle caratteristiche dei circuiti, e chissà, magari non scappi qualche sorpresa come abbiamo già visto comunque negli ultimi Gran Premi. Possiamo dire una cosa sostanzialmente? Allora, io mi immaginavo, ok, che la Sport League, per quanto riguarda, diciamo, il pianeta piloti Sport League, ok, mi immaginavo più un campionato come la Prime League nella Sport, però con i nomi che abbiamo, rispetto al campionato che stiamo vedendo in Prime. Cioè,
me la immaginavo un pochettino più combattuta, tralasciando il fatto che Shumi lo conoscevamo, però sostanzialmente, se andiamo a vedere, c'è Alessio Fiorino, ex pilota master, Michael LN4 ha fatto vedere grandi cose nella pre-season. Ovviamente in pre-season poi bisogna stare sempre attenti, bisogna prendere tutti i risultati con le pinze, perché magari qualcuno fa un po' di pretattica. Mettiamoci tutto, è proprio al netto di tutto, al netto di tutte le variabili. Topping, sì, comunque campione sport, per carità, è stato un anno fermo, tra virgolette, perché comunque ha corso in Mister l'anno scorso, poi non è riuscito a finire il campionato. Poi chi c'è? Il buon Kaisermat, che aveva finito l'anno scorso con una vittoria. Anche lì c'è da dire, un pilota che ha tanta di quella sfinga alla Jean Alesi che la metà basta. Cioè, ci sono dei nomi che mi aspettavo un campionato più come la Prime League con questi nomi qua in sport. Questo secondo me è un buon tema. Poi, è un buon tema, ma secondo me questo va anche il risalto del fatto, come hai detto te prima, per quanto riguarda Emis, quel cambio del gioco. Il cambio di gioco ha cambiato un po' dei valori in campo. Ad esempio, comunque trovare il limite adesso in Formula 1 2022 è praticamente più semplice del 21, ma al contempo comunque dopo un po' devi riuscire a rimanere in quel limite. Tanti piloti abbiamo visto che hanno superato quel limite, e superando quel limite hanno cominciato a commettere tanti errori. Alessio Fiorino ha commesso tanti errori, Michael comunque col poco allenamento si vede la differenza tra uno che fa poco allenamento e uno comunque che si allena come Luca Bigno, Shumi, per preparare le gare. Comunque dei fattori sono cambiati rispetto al 2021. Ti do ragione sul fatto che alcuni piloti potevano, secondo me, far qualcosa in più. Sicuramente Alessio Fiorino, venendo dalla Master, ti aspettavi che facesse qualcosa in più, ma è anche vero che ritornare a fare una 50% con i valori attuali e abituatosi a fare l'accento, due mondi completamente diversi, non sembra, ma avere lo stesso approccio non è così facile per una 50 o per una 100, e quindi queste difficoltà un po' lo si può capire. Topping si sta togliendo la ruggine, comunque nelle ultime gare ha cominciato a far vedere che c'è, ha sbagliato la strategia a Silverstone, ma comunque stava nel gruppetto là davanti, e nelle ultime gare comunque è stato lì davanti a Portimao, gli è stata tolta la vittoria praticamente quando stava comandando il Gran Premio, quindi diciamo che sta ritornando su. E quindi seconda parte di stagione che secondo me potremo vedere dei valori molto più lineari o assestarsi in maniera definitiva. Il problema è che secondo me per loro ci sono due piloti che in questo momento hanno alzato l'asticella, e per arrivare a quell'asticella bisogna veramente lavorare, e non è facile poi dopo raggiungere quell'asticella lì. Quindi più che il demerito degli altri, io aumenterei il merito dei primi due, perché fare su 9 gare 5 volte uno contro uno nel finale di gara, a parti invertite, a Bahrain per Bigno, a Imola per Shumi Legend, però comunque ha vinto Bigno, in Australia ha vinto Shumi Legend, Silverstone vince Luca Bigno, cioè se arrivano a quel livello aspettiamoci una seconda parte di stagione clamorosa. Se no, secondo me il trend è ok, aspettiamo l'occasione, se c'è l'occasione ci infiliamo in mezzo a loro due. Sì, se posso anche nominare un'altra sorpresa del campionato, direi Krikkonen, che attualmente si trova undicesimo con 32 punti, arriva da una stagione in Prime tutt'altro che buona, zero podi, sicuramente era in crescita, ma in questo campionato sta sfidando e molto spesso anche battendo mostri sacri della sport, quindi tanto di cappello, sicuramente si è adattato molto bene al nuovo capitolo e sta crescendo alla grande. D'accordo. Assolutamente, ma io credo che comunque anche il fatto di essere un rookie come Vampyr e andare a vincere una gara in sport con questo parterre di piloti sia di incredibile vanto, al netto del fatto che comunque c'è stata poi un disastro nel finale col meteo di Portimao. Ti aggiungo un'altra cosa a favore di quello che stai dicendo. Non è tanto la vittoria di Portimao
a far rendere il campionato di Vampir un buon campionato, ma è la costanza di risultati che lui ha ottenuto prima di arrivare al Gran Premio Portimao, perché ad esempio a Monte Carlo, ok, al netto che poi dopo è stato penalizzato, la squalifica di tutto quello che è avvenuto nel post-gara, però era arrivato a podio. Nei antecedenti Gran Premi era comunque arrivato nella top 5, top 6, stava sempre lì, strategie diverse e lo ritrovavi vicino al podio. Per un rookie in un campionato nella quale la Sport possiamo dire che è la master della 50%, assolutamente è una mini master. È un risultato di grande valore, al netto che poi il prossimo anno, se rimane nella Sport, può diventare un serio candidato a posizioni di vertice, perché comunque la velocità sta arrivando anche per lui. Ecco, di tutti questi, forse per me la delusione più grande di questo inizio stagione è Magico Sonny, perché da quello che si era visto all'inizio della stagione e anche dai risultati che qualche volta fa vedere, soprattutto in qualifica, si è un po' perso in queste ultime gare. Spero per lui che si ritrovi nella seconda parte, perché è un pilota veloce, può migliorare, può stare là davanti, però serve un click soprattutto a livello mentale, perché è lì che soffre, soprattutto nelle prime fasi di Gran Premio commette tanti errori. Ma allora, io Magico Sonny me l'ero ritrovato, non mi ricordo in che situazione, credo la Summer League, ancora con le vetture del 2021, in Brasile. Allora, come abbiamo fatto il discorso prima del rookie per tanti, anche lui è un po' che ha quell'avventatezza da rookie che ancora non riesce a scrollarsi. Aveva fatto qualche entrata, un po' il pelo, e questo poi nei campionati fa veramente tanto la differenza, perché non trovi più poi la persona che magari apre la traiettoria per evitare il contatto, ma magari trovi una persona che dice: no, io voglio lottare per la posizione, se fai qualche entrata poi rompi l'ala, quindi ti devi fermare, devi perdere dei secondi, devi andare ai box e tutto il resto, e quindi questo non ti aiuta. Deve perdere un pochettino di avventatezza, come è normale che sia, perché comunque, come ripeto, è rookie. Quando perderà questa avventatezza, inizierà a essere un pochettino più costante sulla predisposizione all'errore, allora potrà fare quel click mental lì, perché il passo ce l'ha, anche per andarsi a giocare il podio, secondo me, perché abbiamo visto parecchie volte che in qualifica fa veramente delle belle prestazioni. Il passo ce l'ha, deve stare un pochettino più attento, e questo lo può fare solamente facendo esperienza quest'anno, e poi magari l'anno prossimo allora tentare un pochettino più di alzare un pochettino più l'asticella anche rispetto agli obiettivi che si può porre. Però scusate se prendo un attimo il pallino, ci siamo dimenticati una cosa fondamentale che possiamo recuperare in questa situazione qui: gara più bella della Sport League e gara più bella della Prime. Per la Prime, io dico Austria. Sì, ti direi anche io Austria, perché le ho vissute sempre da ingegnere, quindi le ho viste con uno sguardo settoriale. Però sarei d'accordo a dire Austria, quella con un po' più di ribaltoni. Ci sono stati ribaltoni, tante lotte in tutte le zone della classifica, quindi centro gruppo, testa del gruppo, e soprattutto anche verso la coda del gruppo, tantissimi sorpassi. Io anch'io dico Austria. Sarei curioso anche dalla chat cosa dicono per quanto riguarda la Prime, perché è molto interessante. Però sì, Austria nel complesso è stata la gara più divertente. Si stava dibattendo per quel che riguarda la fisica, l'aggredire i cordoli, andare al limite con la macchina sul gioco 2022 rispetto a 2020. Ho tirato fuori qualcosa tra il 2022 e il 2021 che credo che abbia cominciato a scatenare. Per me il 2021 è un buco nero, perché non mi ci sono trovato dall'inizio e poi è andata sempre peggio, quindi sostanzialmente per me il 2021 è un buco nero. È vero però quello che dicono, che sul 2020 riuscivi ad aggredire un pochettino più i cordoli rispetto al 2022, quindi riusciva a trovare il limite, cioè, e potevi anche guidarci sopra il limite, ecco. Con queste vetture non ce la fai, ma proprio perché è una concezione totalmente diversa delle vetture. Posso andare controcorrente? Mi dica.
A me piace più il 2022. Sì, sì, assolutamente. A me piace più, perché il 2022. Il problema era che è vero che potevi guidare al limite, ma in realtà coi cordoli non puoi fare il maiale come facevi prima. Esatto. Adesso che la fisica è ancora da sistemare, ma hanno capito che il cordolo è un oggetto che la macchina non ci passa indenne. O meglio, sì, ci sono i cordoli lisci, i cordoli alti, i cordoli con i salsicciotti, e poi in base a quello devi vedere come prenderli. È ancora da sistemare, però secondo me dal 20 al 21 al 22, a livello di fisica e cordoli e reazione della macchina, per me stanno andando migliorando. Da quel punto di vista è più difficile arrivare al limite della vettura, perché devi vedere cosa fare di quel cordolo, come anche limitare secondo me i danni a livello di setup. Dice, trovare una cosa che a te va bene a livello di guida, sai che magari di 20 cordoli ne puoi prendere 17, 3 li devi evitare, ma vai forte così. Allora, però secondo me è più difficile andare al limite con queste macchine e con le vecchie. Magari è snervante non arrivarci, ma è più difficile andare al limite con queste che nel 2020, dove la pista la puoi usare come ti pare. Che è più veritiero, che è più veritiero, perché al limite, poi al limite la non cosa, tutti ci vanno. Esattamente. Poi la cosa che il gioco può essere meno selettivo è un altro paio di maniche, perché che succede? Secondo me noi nella realtà non vediamo una cosa. Noi nella realtà vediamo la differenza delle macchine, che anche quando due vetture sono molto vicine si vede la differenza di guida, la differenza di velocità in curva, perché sono progetti diversi che si comportano in maniera differente. Se tutti quei 20 piloti secondo me fossero messi nelle stesse condizioni, si potrebbe verificare una situazione molto simile a quella che vediamo noi nel gioco, ovvero il fatto che fai difficoltà a fare selezione, perché nessun pilota in realtà secondo me in una pista prende mezzo secondo da un collega. Ti dirò di più. Poca roba, cioè pochi piloti, ecco. Ti dirò di più. Allora, provando per l'amichevole con i Lofi, sì, con i League Online, sì. Esatto. Allora, in Brasile c'era una schiera di piloti che viaggiavano di più con l'anteriore più carico rispetto al posteriore. Ok. Sì. Quindi, tra virgolette, assetti da 2021, nel senso, standardizzati tutti su quella cosa lì sostanzialmente. Cambiava poco da uno all'altro, ok? Io invece, con un assetto con carico più sul posteriore, ok, mi trovavo meglio e riuscivo a non perdere magari quel secondo che perdevo nel 2021, nel 2020, perché avevo un assetto che più si congeniava al mio stile di guida. Ok? Quindi questa variabilità a livello di setup, che non avevamo sugli altri giochi, porta a un livello, tra virgolette, di realismo un pochettino meglio rispetto agli altri anni. Perché non tutti hanno gli stessi setup nella Formula 1 reale, se andiamo a vedere. Cioè, penso chi sfrutta... Esatto, lo fai più per il tuo modo di guidare. Cioè, oppure per la macchina. Noi la macchina non ce l'abbiamo perché... Ma capisci che fattore enorme che viene a mancare. Cioè, a volte devi sistemare un setup perché hai un mezzo che vuole essere sistemato in una certa maniera, oppure che deve essere sistemato in quella maniera per venire incontro alla tua esigenza di guida, cosa che sul gioco già viene meno. E quindi va via una grande, diciamo, varietà, ventaglio di impostazioni. Esatto. Perché tra l'altro, questo lo vedi ancora di più tra i compagni di squadra. Quante volte due compagni di squadra, stessa macchina, hanno due setup completamente diversi perché hanno due guide completamente diverse. Non vanno mai nell'unica direzione. E quindi è bene che il gioco inizi a proporre Questa direzione qua. Ritornando invece alla sport, a questo punto, giusto per chiudere il cerchio anche per la sport, per quanto riguarda gara migliore dell'anno, visto che avevamo fatto questa domanda, gara migliore è un pelo difficile per me per quanto riguarda la sport, perché a livello, allora, se ti dico a livello di pilota, mi è piaciuto tantissimo la gara o di Imola o di Bahrain, con i tempi sul giro a martellare di Schumi e di Bigno. Se ti dico per lo spettacolo, Jeddah con tre piloti in 4 decimi è secondo me la gara migliore della sport,
tralasciando Portimao, perché anche Portimao è stato bellissimo con i vari cambi di meteo. Dalla chat intanto ci dicono Hiroshi, Australia per la Prime e Miami per la Sport, per il fatto che ci sono state poche safety car e quindi a livello di passo si è visto un pochettino di più. Chissà come mai ci sono state poche safety car, no? Comunque io vado sul Portogallo invece. Ma Portimao quest'anno ha regalato in diverse categorie belle gare, eh? Ma anche l'anno scorso, è una pista che tende molto a regalare cose molto... Anche a livello di imprevedibilità, a livello di meteo. E invece, visto che a questo punto, per chiudere la sport, chi diamo per favorito a sto punto, arrivati a metà stagione per il titolo? Io vado per primo, al netto dei risultati, io dico Shumi Legend. Con questa costanza qua, onestamente, la vedo durissima a rimontare su di lui. Copio in toto Jacopo. Vado controcorrente e dico Luca Bigno, solamente per il fatto che quando si sono ritrovati vicini a battagliare, Luca Bigno ha avuto un pochettino più di vittoria, tra virgolette. Questo è vero. E quindi quello che ha detto Jacopo, ovvero tutti vicini, secondo me avvantaggia Luca Bigno. A livello di passo ti direi Shumi, però secondo me in battaglia Luca Bigno ne ha un pochettino di più. Vado su Shumi anche perché so che si sta allenando tanto su Austria, che è il prossimo Gran Premio. Tra l'altro collegatevi lunedì per questa entusiasmante gara. So che Shumi è molto veloce in Austria e potrebbe ulteriormente allungare, quindi dico Shumi. Io essendo che sono ingegnere di pista di Shumi... Devi dire l'altro perché sennò Shumi ti mena. No! però dico, non dico neanche Luca Bigno, dico Kaisermat. Così per allora diciamo Della. Dai. Scusa, ma se no Maria, io giustamente. A parte gli scherzi, no, dico Luca Bigno perché sì, quella cosa lì di Shumi, però comunque vedo che Luca Bigno è un... Geometra, scusi, se ne va lei non riusciamo a mandare avanti la live. No, che tra l'altro detto da una persona che mette in campo ancora non lo dire combo, altra meme di quest'anno. Colombo sei sbarcato nel nuovo mondo. C'è qualità, raffinatezza, Ventola. Qualità, Ventola. Io credo che dobbiamo dar palla a Luca per passare alla prossima sezione sportiva dopo la Sport League. Non a Luca, ma al signor Gallians. Sì. Lei non scappa. Ha studiato? Scusate, studiato. Già che ci siamo, io un altro giretto di meme me lo farei. Ah sì, ma andiamo. Andiamo, dai. Vai, andiamo. Forza. Io le devo mandare un altro meme. Aspetti, perché siamo al cavallo. Questo cavallo perché deve essere discusso? Perché questo cavallo è stato preso in giro a inizio anno, ma secondo me va un po' rivisto. Almeno un pelino. Perché in realtà sì, una Ferrari è correttamente quella in vetta, ma quella che è stata derisa è l'altra Ferrari che è in vetta al costruttore. Non solo ha un pilota come la Master, ha un pilota in vetta al costruttore e la scuderia è la scuderia in vetta al costruttore che sta dominando la scuderia. Intanto è partito provare. Io sto con Della, poraccio, avete buttato sta sentenza, dai, poverino. Anche in Prime Ferrari è prima, attenzione, quindi in realtà quella della Sport è quella della Sport che deve... completamente perso un meme che ti devo mandare perché intanto voi andando, voi fate quando una Ferrari ha una Red Bull dietro in curva 1 in Bahrain, Jacopo. Ah shit. non solo il povero Mister X centrato da Lesi in curva 1, identici. Jacopo sconsolato, ma centrato nelle salva, che devo fare, cioè. Vabbè, questo è meglio che lo facciamo dopo. Io credo che prima della Master ci sia un campionato nella quale io credo che i valori
che ci sono adesso cambieranno completamente a fine stagione, e lo dico adesso, cazzo. E io apro i pronostici allora. Ok. Da scaletta teoricamente c'è priva la master. Direi che la scaletta a questo punto avremmo già voluto finire da tempo, quindi direi che... No, in realtà siamo un pochettino in ritardo, come il treno Padova Torino Parta Nuova. Vabbè, già che ci siamo, a questo punto parliamo di Pro, dai. Il campionato più acceso, tanti nomi, tanti piloti, tanti colpi di scena. E Il più divertente. È nettamente il più divertente di tutti i campionati, senza togliere la master, però il livello che c'è tra tutti i piloti e le gare che si vengono a creare ogni singola settimana che noi andiamo a assistere a vari circuiti è veramente un qualcosa di incredibile. Basti solo pensare che nelle prime 5 gare 5 piloti diversi a vincere, ma poi soprattutto i colpi di scena. Io mi escludo, voi parlate. Io lascio la parola a voi, a te Luca, a Simone, a Gallians, perché comunque siete stati quelli che hanno commentato queste gare, ma vedere comunque questa parità comunque tra i vari piloti, abbiamo Luca, almeno 7-8 piloti Telegram, che possono vincere. Mentre Luca guarda Telegram, parlo un pochino io. Io qua nella scaletta vedo scritto in maiuscolo sfighe di Long, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo e ancora punto esclamativo. No, aspetta, comunque. Ale, qui serve un recap. Dona una vittoria ai pronostici. Donando un euro al 5-5-4-4-3-3-2-2. Il 4 per 1000 a... Luca... Diamo un breve risalto ai pronostici prestagionali e come siamo messi in questo momento. Siamo messi che a livello di costruttori non ci ha preso nessuno in questo momento. A livello di piloti nessuno ci ha preso in realtà, però su alcuni ne possiamo parlare. Perché Jacopo e Gallians hanno messo Alesi in testa. Alesi in questo momento è il pilota che ha vinto più gare, è il principale pilota che è alla rincorsa di Lopensky, alla quale nessuno aveva dato fiducia da questo punto di vista. Penso che anche Lore, devo dirlo, anche l'unico a dare fiducia a Cartista, che è uno dei piloti che secondo me insieme ad Alesi credo sia uno dei candidati per come sono andate le ultime gare. Cartista, che tra l'altro è un pilota che ha convertito poche pole in vittorie, 5 pole per Cartista, solamente ad Imola, partendo dalla pole, ha convertito la pole in vittoria. Alla Leclerc. Guarda mamma come Leclerc. pronostico di gara della Pro è come la schedina della domenica, non la azzecchi neanche per sbaglio, sì, perché sei convinto di azzeccarle e dopo arriva l'esculatio non petitias di turno e... Posso dire una cosa? Vadi. Abbiamo tutti quanti messo una scuderia diversa, ne abbiamo messe 4 e siamo comunque tutti quanti riusciti a sbagliarla, cioè è incredibile come cosa. Sì, nessuno ha creduto in entrambi i Ferrari. Come ho detto prima, neanche Lore ci credeva. Melissano addirittura, cioè. Allora, se andiamo... C'è stata in generale, però bisogna dirlo, grande fiducia in Hiroshi. Beh, grande fiducia in Hiroshi credo di più per l'anno scorso, perché... Anzi, scusami, per 2 anni fa, perché comunque non andava male e tutto sommato era un nome comunque appetibile a inizio stagione per questa Pro. Il problema è stato che nessuno si aspettava un duo Ferrari molto competitivo, ma soprattutto un livellamento generale tra tutti i piloti veramente incredibile. Io penso che faccio fatica a trovarne almeno, forse credo 8-9, che si potevano giocare, non dico il podio, ma la vittoria. Cioè arrivavi a un certo punto che c'avevi 8 candidati che potevano vincere per qualsiasi motivo una gara. Vedere che Alesini ha 23 in questo momento fa specie, perché per come sono andate le gare, onestamente, non è che dici che ha dominato e ha fatto la differenza.
per un modo o per un altro sono venute a crearsi certe situazioni, certe situazioni che in questo momento sta favorendo l'unico pilota in questo momento che sta mantenendo una costanza lineare del campionato, ovvero Lopez. Ha fatto la formichina. Sì. Guardate in chat, no, perché era giusto l'anno scorso per Raffa, perché 2 anni fa lui effettivamente non ha corso. E allora credo poco. Era giusto l'anno scorso. Ma anche l'anno, l'anno scorso mi ricordavo, L'anno scorso, allora, io vi spiego perché avevo messo Raffa campione. Allora, innanzitutto perché volevo stimolarlo, no? Come per dire, dai, diamoci una botta perché è giusto, no? Stimolare il proprio compagno. Ma io non vorrei dire niente, ma dopo aver stimolato e dato una botta, gli ultimi Gran Premi non è che sono andati benissimo, quindi... Beh, oddio, studiati bene, attuati... un po' meno. A parte quello, Raffa l'anno scorso era nella stessa identica situazione di adesso, nel senso non riusciva a trovare tempo per allenarsi, la voglia veniva un pochettino meno, ok? E quindi ho detto, arrivava con i piloti dell'anno scorso che c'erano, quindi delle Salva, Fabio Sornei, Marco Ganu, Miche Mai, eccetera eccetera, con i piloti che c'erano l'anno scorso, arrivava a giocarsi il podio quasi sempre o comunque di vicino, no? Nella top 5. Io ho detto, con questo panorama di piloti che abbiamo quest'anno, Raffa secondo me se fa come l'anno scorso, non avevo però, ma non avevo però pensato, credo che abbiamo pensato più o meno tutti la stessa cosa, perché per metterlo tutti tra i primi te dici, dopo quello dell'anno scorso quest'anno c'è, però il problema è stato il gioco. È il gioco, ragazzi, ha cambiato di nuovo tutto anche qua. E chi ha cambiato in positivo è stato l'ex duo Alfa Romeo. Se non mi ricordo, Alfa Romeo erano Alfa Tauri, che adesso stanno in Ferrari, che sono quelli che incredibilmente e meritatamente in queste prime 9 gare stanno là davanti nel piloti con Lopez, nel costruttori come team Ferrari. E che abbia un po' sorpreso un po' tutti, I vari cartista, i vari Alesi, che magari si aspettavano loro di star davanti con più regolarità. Luca, lei cosa ne pensa da commentatore? Io da commentatore dico quella che Ferrari ha più o meno raccolto quello che ha fatto con Lopez, che hanno fatto le formichine massimizzando il risultato con un Mister X che a livello di qualifica comunque è stato davvero molto poco prestazionale. Lopez che ha fatto un grave errore, tra l'altro nella pista peggiore a Monaco partendo ultimo, però Mister X da quel punto di vista ha avuto grossi problemi, poi ha recuperato tanto in gara, però chiaramente se ti trovi spesso a partire ai margini della top 10 oltre, poi non sempre la rimonta è agevole per quanto la gara sia lunga, o comunque aumenta il rischio di sorpassi, situazioni spiacevoli, non è mai così comodo. Quindi secondo me Ferrari può raccogliere ancora di più se Mister X aumenta un pochettino le sue prestazioni in qualifica, perché in gara non ha mai avuto problemi, spesso è stato un pilota molto veloce in pista, però ripeto, come dicevo in precedenza, spesso è stato anche protagonista di qualifiche non felici che l'hanno visto partire troppo indietro. Questo per quanto riguarda Ferrari. Poi occhio a McLaren, perché McLaren è in risalita, Lewis dopo un impatto shock nelle prime gare di campionato sta riuscendo a ritrovare un po' quello che è il bandolo della matassa. Cartista sta facendo un'ottima stagione, che è più o meno quella che mi aspettavo da lui. È principale candidato, secondo me, insieme ad Alesia, ad insidiare Lopensky. Bisogna capire se questa tecnica della formichina riuscirà a funzionare per tutta la stagione. Per la metà ha funzionato, vediamo se durerà tutta la stagione. Nessuno fino adesso ha menzionato Pozzluca. Pozzluca ha vinto 2 gare, ma secondo me parte è molto costante, ma a livello di velocità pura non ne ha quanto Alesi ed altri. Magari riesce a vincere le gare di le vittorie di tappa. Sono vittorie di tappa anche vinte bene, attenzione, però non di velocità. Il campionato non si vince di velocità. Però Alesi e Cartista sono 2 piloti che hanno velocità e buona costanza. E nulla a togliere a Pozzluca, che comunque al netto di tutto sta facendo un'ottima stagione da questo punto di vista. Attenzione, è in crescita perché ha fatto 2 vittorie nelle ultime 5 gare, sta andando bene ma parte da molto più indietro. 9 gare sono tante, in metà stagione si può ribaltare tutto, ma non credo saranno abbastanza.
Allora, per quello che riguarda l'esperienza, no, che si vive all'interno della Pro. Allora, tu parti in gara, ok? Sì. E sai che qualsiasi cosa che hai provato non serve a niente. E il passo gara sì, però. No, aspetta, aspetta. Se ti metti in una condizione di poterlo fare, quello funziona. Va benissimo, virgola. Poi ci arriviamo a questa virgola. Aspetta, punto. Allora, due punti, punto esclamativo, a capo. A capo. Allora, no, a parte quello, se tu vai a vedere com'erano le situazioni di ogni gara, ok? C'è un occhio che c'ha il dito puntato, eh. C'è un unico comune denominatore per tutte le gare. E fino a 15 giri dal termine c'era una classifica completamente diversa in ogni gara, tranne forse Monaco. Ma Monaco sappiamo che è una gara un pochettino a sé. Perciò è per quello che dico, quando tu provi in settimana per prepararti alla gara, poi quando arrivi in gara non serve più a niente. Strategia, cosa facciamo, spingiamo subito all'inizio, spingiamo dopo, perché comunque un accento comunque bisogna un po' tenere. E quindi anche Australia, che adesso ci sono le immagini di Australia. Australia, per quanto riguarda i ritiri, è una pista quest'anno che è stata ostica dall'inizio, ma io non mi aspettavo una cosa del genere. Non me l'aspettavo. Perché? Perché è un accento, perché comunque sono tutti piloti che sostanzialmente, anche se hanno fatto degli errori, tranne Cartista, che si è ritirato a Jeddah, ok? Anche se sono stati fatti degli errori, poi pian piano, di passo, sono sempre riusciti a risalire, ok? Quindi non mi aspettavo Australia una cosa del genere. Ed è quello il bello della Pro. E secondo me, occhio per le 9 restanti gare, perché se succede ancora così tutto, è tutto apertissimo per qualsiasi, anche per Pozzluck. Per quello che io dico, occhio a Pozzluck. Io vorrei far parlare un attimo Simone, perché anche lui ha commentato comunque le gare, vorrei una sua opinione su questo campionato. Ma cosa posso dire? Un campionato, come si è detto, molto equilibrato, perché ci sono piloti dello stesso livello. C'è da dire anche che abbiamo visto un paio di piloti che non ci aspettavamo di vedere in avanti. Per esempio, io non mi aspettavo il Bon Long essere così competitivo in questa gara, ma non è un'offesa assolutamente. No, ma chi la prende come offesa? No, dico solamente che, diciamo, mi ha sorpreso un po' questa Pro League, ecco, considerando il fatto che ci sono questi piloti che alcuni provengono anche dalla Prime, tipo Fabio Ferra, Leutz. E peraltro Fabio Ferra, uno di quei piloti che ha raccolto meno di tutti rispetto a quello che poteva raccogliere. Concordo. L'ho detto durante le telecronache, durante le gare, era spesso in ottime posizioni e per mille motivi, anche suoi, di errori personali, ha raccolto pochissimo rispetto a quello che poteva dare. Sì, esatto, e ripeto, è una Pro che, come avevo detto all'inizio, è molto divertente, perché, ripeto, il campionato è molto equilibrato e adesso bisognerà vedere nella seconda parte di campionato che cosa ci aspettiamo, perché è vero che comunque abbiamo visto un Lopensky che è rimasto sempre davanti, lottandosi, cioè non essere tanto veloce in qualifica ma molto costante in gara. Però poi durante l'arco delle ultime gare abbiamo visto un Alesi che è stato incredibile, un Cartista che tutto sommato è riuscito a riprendere qualche punto, e quindi sarà da vedere anche come si concluderà il campionato. Dice che ultime gare ha visto una crescita anche di Satu. Sì. Ma non c'era in pista. Nelle ultime? Nella penultima? No, nell'ultima mi pare di sì. Ma aveva saltato la penultima, mi pare. Anche l'ultima Silverstone. Non più che ricordo. Altro, ecco, ci sono due nomi. Allora, primo, un peccato aver perso Fedecart, secondo me, perché nell'inizio, in questo inizio di stagione comunque stava andando molto forte.
E dico invece, per quanto riguarda un po' le delusioni, questo inizio campionato, nella quale io mi aspettavo qualcosa in più, e che l'ho messo addirittura anche per quanto riguarda la classifica lì nei pronostici, io Matteo Profilo lo davo molto più su, sta faticando tanto in questo inizio di stagione, quindi mi aspetto una seconda parte di stagione. Visto, è arrivato in chat. Infatti ha risposto il problema principale di Matteo qual è? E niente, quindi diciamo che mi aspetto qualcosa in più nella seconda parte di stagione. Per quanto mi riguarda, io credo che sia una pro che, secondo me, ribadisco, verrà ribaltata completamente la seconda parte di stagione. Quello che ho visto nelle ultime gare, ho visto un Lupensky che si è salvato con delle strategie, con delle scelte strategiche giuste, però stava cominciando un po' a far fatica anche sul passo gara. Un Alpine che, devo dare ragione ad Andrea, che sta cominciando a bussare forte là davanti con entrambi i piloti, ma i due che vedo in questo momento che stanno cominciando a cambiare un po' il ritmo, a dispetto dell'ultima gara che non è stata eccezionale, secondo me Alesi e Cartista sono quelli che hanno un qualcosa in più. Pozluca va a corrente alternate, non riesco purtroppo ancora a dargli un giudizio completo, perché da una parte fa delle gare mostruose, l'ultima Silverstone è stata perfetta, però dall'altra ci sono gare che non si vede, e secondo me questa è la pecca di Pozluca di quest'anno, ma occhio al 2023, che se il gioco rimane più o meno simile è il candidato serio numero uno. Sì, diciamo che forse Pozluca paga anche il fatto che si allena relativamente poco rispetto ad altri, altrimenti potrebbe non tirare fuori qualcosa di più. Non dimentichiamoci che tra i piloti è l'unico che ha vinto un campionato. Tra i piloti in pista, sì, vero. Tra i piloti in pista è l'unico che ha vinto un campionato. Lo stesso Alesi è verginello da questo punto di vista, al netto di essere il secondo pilota della storia di FIT con il maggior numero di gare all'attivo. Allora, possiamo introdurre un discorso? Vadi, ragione, vadi. Legga la chat. Legga cosa ha scritto il nostro ingegnere. Un momento, andiamo a recuperare. Vado a recuperare subito. Poz ha avuto anche dei bei lampi nella Sport l'anno scorso. No. Il messaggio su. Non sarà da... non riesco a recuperarlo. Non sarà d'accordo Long. Su che cosa? Allora. No, allora, Fede è sempre stata molto molto collaborativa anche a livello di discorso in parti, e questo non ce l'hanno tutti, quindi sostanzialmente lei ci metteva il cuore oltre all'ostacolo. Secondo me deve ripensare, al netto dei problemi al di fuori, che questi non si possono sapere perché sono suoi, quindi magari lei ha effettivamente troppo lavoro e non riesce a provare come vorrebbe, quindi ci può stare. Anche perché mi ricordo una gara dove stava facendo una grande gara la seconda dell'anno, l'agenda sta andando fortissimo, infatti poi ho detto mi aspettavo che sarebbero arrivate altre gare del genere, che poi invece sono andate in calando, e quindi ho detto c'è qualcosa che non ti ricordi? Ti ricordi cosa dicevo prima di Magico Sonny? Sì. Stessa unica cosa. Pagava l'inesperienza. Nel senso, l'entrata che aveva fatto a Jeddah, ok? Al 48esimo giro, se non mi sbaglio. E lì hai 6 secondi. Sei al 48esimo giro. Hai 6 secondi di penalità che ti porti dal precedente GP. Io capisco, stava andando fortissimo, e infatti io lo vedevo. Capisco che vuoi tentare di avere una posizione in più, no? Però secondo me, per come si è messa la stagione, se lei si teneva quella posizione lì, arrivava terza in campionato, arrivava terza nella gara, faceva un podio ed era più tranquilla.
anche a livello mentale. Uno di quelle, infatti, sliding doors. Secondo me la stagione di Fede si è messa male da lì. Perché? Perché veniva dall'Australia, no scusate, veniva da un contatto con Mr. X in Bahrain. E quindi già lì la capisco benissimo. Prima gara, prima penalità. Cacchio. Un po' da rookie ti metti un po' sull'attenti, no? E dici, devo magari stare un pochettino più attento. Se lei riusciva a fare una strategia un pochettino più conservativa in gara a Jeddah, allora lei prendeva il terzo posto in gara, un podio, e andava alla gara dopo con un pochettino più di morale. Perché era quasi impossibile in due giri dare 6 secondi a Lore, che sapeva benissimo che aveva l'hard, e le nostre soft sarebbero andate in completo disastro, declino verso la fine. Quindi secondo me la sliding door di Federica è stata quella. Ma spero comunque, per quanto riguarda a livello personale, spero comunque che ritorni. Perché ha un'intelligenza che fa spavento. Però quelli sono errori, dal mio punto di vista, che ci stanno se tu devi imparare. Se tu non, sì, se tu non fai quegli errori, non impari. Non capire magari una situazione di gara ci sta se sei alle prime volte, non ci sta quando tu cominci a correre per 3-4 anni e già sei nel giro. Però quando tu inizi, sei nella frenesia, stai giocando per una posizione importante, non è che stai giocando per una posizione comunque brutta o che non c'entra niente, è importante, il nervosismo ti sale, ti trovi in una situazione nella quale alcune volte non ti gestisci perché non sei abituato. Ma quante volte l'abbiamo fatto non solo per Fede, ma l'abbiamo fatto anche per i piloti master, l'abbiamo fatto per lo stesso qua citato Simone, l'hanno fatto con me quando io sono arrivato nel 2016 in master, soprattutto le prime gare, cioè ancora ancora io credo che il buon Magic me ne sta mandando a dire per quella difesa che feci a Interlagos, e ero alla terza gara in master. Sono tutti errori che ci stanno dovuti alla mancanza di esperienza. Questo tuo discorso mi va benissimo dal momento in cui tu mi stai 3-4 anni nel circolo del FIT o comunque di altri campionati, hai esperienza e non mi sai gestire una situazione che vedi che stai per compromettere una gara di qualcun altro. Ti direi che hai ragione. Se non avessi visto poi come è andata a finire, cioè nel senso, se tu vai a vedere dopo quell'errore lì, la sua, cioè per il poco che ho avuto a che fare con Fede, ci sono stati parti eccetera eccetera, quindi un pochettino ci siamo parlati, però da quel momento lì si è buttata completamente giù. Perché poi cosa è avvenuto? È avvenuto l'errore in Australia, ok, dove si è ritirata di nuovo al primo giro. E l'errore a Portimao, stesso identico errore, quando ha centrato Ferra in partenza, sempre lì poi dopo gestisci, cioè tutto... ti direi di sì se fosse un'altra personalità, ma conoscendo il poco di Fede ti dico, secondo me quel podio, quel terzo gradino del podio lì l'avrebbe salvata dal ritiro. Boh, col sequo mai è difficile di tutte le cose. Però ecco, diciamo che tanti gli errori di questo genere, poi dopo ognuno ha una parabola di crescita diversa. C'è chi lo intende subito, c'è chi ci mette un po', c'è chi si ritira dai campionati perché non vuole capire l'errore che fa. Ognuno ha una parabola di comprendimento, cioè che piace comunque, che vuole intendere. Peccato, perché comunque stava diventando una bella rivelazione, e secondo me se ritorna e si fa un percorso di crescita lineare darà tanto filo da torcere. Io a questo punto, andando appunto in conclusione per quanto riguarda la pro, io andrei sul pronostico finale in mezzo a questo marasma di non si sa, di vediamo. Io vi dico
Alesi. No, io non posso che confermare Alesi. Non mi aspettavo questo plebiscito, perché anch'io volevo dire Alesi, ma a questo punto, dato che lo dicono tutti, in attesa dei prossimi meme, dico Lorenzo Lopensky. E io dico Lopensky. Oh, 2-2, palla al centro. Tutto nelle mani di Andrea Logagliani. Che da no, io mi astengo. Il paddock si astiene. Intanto, fun fact da parte di Raffaele Lelli: a meno di abbandoni, nella seconda metà di stagione taglieranno il traguardo tra 100 gare corse Patrick Speri, Zeta Pro Mauro, Topping, lo stesso Raffaele e Miche Mai. Club del 100. Tanta roba, eh? Sì, sai cosa posso... tonde, tonde. Sai cosa dico? Mi astengo sul fatto, ma dico una cosa che ho detto anche a Portimao: occhio alle Alpine. Il problema è che qualcuno ti ha preso la parola, Silverstone, dopo occhio all'Alpine. Porca miseria. Non mi... lasciamo poi Australia, allunga Australia e Silverstone, due incidenti identici. E Miami. Comunque ragazzi, gara più bella della Pro? Gara più Portimao. Bella della Pro. Portimao. Tipo... Portimao. Mi piange il cuore, ma devo dire Portimao. Io ti dico Jeddah. Mi piange il cuore due volte. Io invece dico Monte Carlo, mi dispiace, ma dico Monte quello. Monte Carlo. Sì. Allora, io Portimao ero un po' indaffarato, quindi ho visto soltanto gli ultimi 5 giri in Radio Corona come entrarò, mentre colpa ero in macchina. È colpa sua, potevi anche recuperarla il giorno dopo, potevi recuperarla. Sì, avevo da fare, sai com'è. No, comunque, no, poi chiaramente bisogna avere il bello della diretta, se no possono si rivedere le gare, però credo che se le riguardi dopo qualcosa si perde, parere mio. Tornando sul discorso, mi è piaciuta molto Jeddah, sono d'accordo. Perfetto, quindi già che ci siamo, prima di andare in conclusione, prima di andare verso la Master, io direi che un altro giro di meme ci sta tutto quanto. Andiamo di meme. Andiamo con i meme, via, andiamo, facciamo questa carrellata, vediamo cosa troviamo. Qua spostiamo tutto questo e vai con i meme. Cosa troviamo? No, questo l'abbiamo già visto. Ecco, a proposito di Master, Lele Salva, passo gara molto buono, prima pole in Master League, errori, insulti di Fabio, il suo name dello scorso anno. Che sia no. In Bahrain, cioè Lele Salva in Bahrain fa la prima pole position, pazzesco, tutti va bellissimo, e poi gli stessi identici errori che faceva l'anno scorso. Ma poi Lele, ho detto, è un pilota fortissimo, alcune volte si è complicato la vita da solo, alcune altre volte si è incastrata malissimo, però a livello di velocità secondo me è anche un pelo migliorato rispetto all'anno scorso. È pazzesco come in ogni campionato, in ogni categoria abbiamo un pilota sfigato. Ma. Allora, qua per gli intenditori siamo su pianeta Saturno, cioè. È bellissimo questo. Fabio Ferra, sì, Fedecan, no, Fede, ti vogliamo bene, un abbraccio. Andiamo avanti, carrellata. Comunque il meme dell'Undertaker che molto gara lineare senza troppe sorprese, strategie diversificate, forse piove, inizia realmente a piovere, tutti si intervengono, la pioggia aumenta, Long rientra per le vulvette e butta la gara. Questo lo stavo vedendo prima nelle immagini, riferito a Portimao, dove poi Alesier e Lopensky sono rimasti in pista con le gomme intermedie che non sono mai effettivamente crollate perché riuscivano a sostenere l'acqua che era sul tracciato, e Long è ancora disperato, se sta ancora cercando di fare una ragione. Ma per tre gare, cioè, ecco, per a proposito di Pro, guarda, Lopensky agli ultimi 10 giri in ottava posizione, che sembra rassegnato a perdere parecchi punti in classifica. Lopensky, dopo aver recuperato 23.882 posizioni l'ultimo giro, the fuck they doing
Romanea. No. Ragazzi, no. Comunque meme sulla pro sono l'ultime carrellate. L'ultimo che ti ho mandato. Ecco, no, arriva. Quando e dopo il video uscito in pagina sei in lobby con Flaminio in cui scendi in pista con 7 kg anziché 5. Lo faccio dal vivo? Faccio con questo. Il caro Simone si ricorderà. Aspetta, credo che gli aspetta che la mettiamo più grande così si vede. Potrebbe essere un'ottima base per me. Tra l'altro, questa base del meme può essere anche indetta. Quando Sdem, invece di mettere Simeone al fantacalcio, preferisce Lorenzo Colombo e poi Flaminio! Quanto durerà sto meme? In eterno. Comunque Giovi dice, tra l'altro, parlando di Lele, l'anno scorso in pro a livello di velocità era l'unico a livello di Fabio. Sì, è vero. Vero. Abbiamo il penultimo meme. Cantaci Colombo. No. Ah, no, ma che bello che l'altro giorno me la stavo canticchiando. Avevo fatto anche un mezzo remake. Colombo, per prendere il fantacalcio ci vuol tanto coraggio. Colombo. Oh, vabbè, raga, dai. No. Vai avanti, meme. Oh! Alesi, long last bin al giro 3, 4 e 11. Fine gara, long dietro Alesi. Bahrain, prima gara della stagione. Allora, un momento che dovevo andare a recuperare un meme che è arrivato all'ultimo. Momento, lo andiamo a recuperare. Questo arriverà a tutta pagina. Lo mettiamo da di qua. Un momento, eccolo qua. In arrivo, eccoci qua. Quell'incredibile somiglianza tra Long e Pingu. Questa è... Io sono morto per una settimana. Io per una settimana sono dopo, morto. Questa era dopo... Portimao. Delle interviste di Portimao. Allora, se voi andate a vedere le interviste di Portimao, io ho la stessa espressione da quando iniziamo le interviste alla fine. Ma di chi era l'idea? No, perché è geniale. L'idea è stata di Luconi. Ah. Una meraviglia. Signori, io credo che ci siamo. Dobbiamo passare la palla a Long Gallians. A Gallians. Ma io non capisco perché ci sia tutto questo accanimento contro di me qua. Tutti abbiamo portato avanti una categoria e adesso lei... Tu che ne hai portato avanti tre, effettivamente... Allora, partiamo dai pronostici che erano stati fatti inizio anno, dai. Eccoli qua. Pronostici? Diciamo che più o meno la lotta J-Sport di legge l'abbiamo presa quasi tutti, Sì. E c'era grande fiducia nei confronti di Raffoidex, perché sia io che Jacopo che Long l'avevamo messo tra i tre favoriti. Mai fidarsi dei ciclisti. Sì, perché poi si mettono in mezzo alla sala. No! No. Eccoci qua. Però c'è una grande sorpresa sul fatto che Long abbia messo Daniele nei pronostici. E Long ci ha creduto. Lascio la memoria a voi. Memore di ciò che diceva il buon Raffa nel 2020, gli ho voluto dare fiducia, ho detto Daniele secondo me arrivava in pompa magna, sì, aveva il passo. Aveva, no vabbè, però Daniele aveva dimostrato di avere un buon passo anche in pre-season, quindi sostanzialmente pensavo che poteva dire la sua in maniera più prepotente a livello di risultati. In realtà ha detto la sua in maniera un pochettino più prepotente sulle difese in gara, ecco, quindi ci può stare, perché comunque ragazzi stiamo parlando di un ragazzo di 15 anni, quindi ci può stare tantissimo una cosa del genere. L'irruenza che avevamo a 15 anni tutti noi ancora ce la ricordiamo, cioè vogliamo spaccare il mondo a 15 anni, quindi solo ci io può a 15 stare anni ero lo scemo che andava su un sito e si incazzava con quelli che avevano 2 anni di più. Esatto, cioè tutti quanti a 15 era anni senza Nico Fiore, che non era veloce come Nico Fiore. Non era come Nico Fiore, purtroppo è una promessa sfumata. Speriamo che l'anno prossimo ritorni con un pochettino più di esperienza. Ecco, questo sì.
No, certamente è un peccato anche per uno come me che l'anno scorso l'ha visto fare molto bene in Sport League. È stato una sorpresa l'anno scorso perché non me l'aspettavo. Quest'anno avevo capito che avrebbe potuto fare bene, però sì, l'età in questo caso... Solitamente si dice che essere giovani è un vantaggio, invece per quanto riguarda un po' il nostro sport, il nostro hobby, essere troppo giovani, essere troppo acerbi, anche se si è molto veloci, può essere molto penalizzante. Io stavo dando un'occhiata anche alle classifiche, adesso vedevo quella costruttori che... e non è ancora aggiornata a Silverstone, ma vedeva Williams e Ferrari davanti con 155, Alfa Romeo 134. Alfa Romeo è come il prezzemolo, ogni anno la ritrovi lì. È come Ocoso, la sta sempre in mezzo ai caones. Ma detto questo, ecco, la palla ad Ale così. No, vabbè, abbiamo parlato di Daniele senza però nominare la lotta al vertice tra Di Legge e J-Sport, di cui presente J-Sport, con delle gare veramente belle. Diciamo che ultimamente a Di Legge ne sono successe di ogni. Il culmine l'abbiamo raggiunto proprio l'ultima settimana di gare a Silverstone con una disconnessione, se non ricordo male, gli è saltata la luce corrente. Era in testa alla gara, c'era un temporale in casa sua e non ho più come commentare perché ogni tanto allora... si dice che la ruota gira, ma ogni tanto mi sa che la ruota si è fermata, ma... si è incastrata, è una ruota truccata, avete preso i dadi che lanciate e riesce sempre a 6, ecco, uguale, le sfighe capitano sempre tutte quante a Di Legge. Io non so come sia possibile una cosa del genere. Completamente fermata la ruota, come dicevo prima, in ogni categoria abbiamo un pilota a cui gliene succedono di tutti i colori. Qua a Luigi gliene sono successe parecchie, in pro tra me e Raffa non si sa chi ha avuto più sfortuna, in sport Topping si è fermato senza carburante a Monaco, poi con le gomme fredde l'ha tirata nel muro, lo chiameremo Fit Trulli. No, ma la cosa impressionante è che con tutte queste cose che gli sono successe ha vinto 4 gare, che se tu vai a prendere solamente questi dati, 4 gare su 9 disputate sono parecchio, sono quasi il 50% sostanzialmente. Quindi a livello di prestazione sia Jay che Luigi si sapevano che potevano averne un pochettino di più. Poi abbiamo un solco incredibile dalla seconda alla terza posizione, dove abbiamo una lotta praticamente a centrogruppo tra Raffo Idex, che è l'eterno, io lo chiamo l'eterno incompiuto, ok? Perché a livello di passo ha sempre dimostrato di essere fortissimo. Poi a livello di strategia di gara ne combina una più di Bertoldo, e qua cito il buon Flaminio in telecronaca, ne combina una più di Bertoldo. Perché se noi andiamo a vedere, in sport nel 2020 era l'unico che riusciva a tenere testa a Toppi. L'anno scorso è stato un anno sfortunato per la Master nel 2021 con il finale con 8 piloti, in cui era arrivato il ritiro anche di Raffo. Quest'anno, che devo dire, avvocato? Cioè, sì, ha vinto a Monaco, se non mi sbaglio, Raffo Idex. Quindi, a Miami, invece a Monte Carlo continua la sfortuna che ha sulla pista monegasca. Però ecco, se andiamo a vedere la media risultato, 4.20, quindi sostanzialmente quasi sempre in top 5. Poi c'è il signor Flaminio qui a 65 punti, quindi 3 punti di differenza da Raffo Idex. Ricordiamoci che non abbiamo tenuto presente una cosa, oltre al fatto del campionato piloti, quindi chi vincerà il campionato piloti, ci sarà anche, si entra nel vivo per le classifiche delle Fit Finals. Quindi sostanzialmente c'è da tenere anche questa variabile a livello di classifica, perché comunque l'anno scorso erano 5,
i piloti che si qualificavano. Vedremo quest'anno cosa deciderà lo staff, ma credo che si continui su questa filosofia. Una Metrano che a inizio stagione se ne parlava un gran bene, è partito un po' in sordina, poi pian piano arrivando un pochettino più a livelli non male. Simo ogni anno va veloce, si può paragonare a Raffo, va velocissimo, poi qualche errorino continua a farlo. No, io Simo ce l'ho un bel paragone per lui. Aia. Simo va come Lele Salva. Eccolo. Uguale. Infatti, volevo dire. No, uguale. Con meno errori, secondo me. Molti meno errori. Meno errori, ma pure gli errori di Simo non hanno portato al ritiro di Lele Salva, ma parecchi abbastanza. Uno su tutti, Monte Carlo, partenza falsa, partendo terzo. Sì. Poi Marco Ganu in ottava posizione a 38 punti, che se andiamo a vedere è la seconda guida, togliendo le due Alfa Romeo che sono un pochettino più equilibrate, la prima seconda guida del resto del lotto, quindi sostanzialmente la Williams si difende anche sotto quel punto di vista nei costruttori, che come abbiamo visto, ovviamente ricordiamo che la classifica non è ancora aggiornata a Silverstone, ok? Quindi a Metrano potrebbe arrivare ancora un pochettino più in su. Ci sono tante delle dispute pendenti, quindi il risultato non è del tutto certo. Dead, che secondo me è una delle più grandi delusioni da quando è arrivato alla categoria top dal 2020, se non mi sbaglio, è già al terzo anno in Master, quindi sostanzialmente io mi aspettavo un pochettino di più rispetto alle stagioni passate. Magari anche lì comunque bisogna sempre vedere, perché manca ogni anno sì, cioè mordente più che altro dato dal fatto che la velocità c'è, è molto, ma dico molto più costante al massimo della forma rispetto a Raffo Idex, quindi secondo me sarebbe un pochettino più su rispetto a Raffo, non a livello di velocità. Raffo a livello di velocità pure è molto più forte di Dede, però Dede ha più costanza, più visione di gara. Se vogliamo citare personaggi illustri, il buon Mauro Forghieri disse che Gilles Villeneuve non avrebbe mai vinto un campionato del mondo, perché a livello di velocità pura era forse uno dei più forti piloti che sia mai esistito, ma pensava sempre gara per gara, e quindi questo è un grosso limite se vuoi diventare poi campione alla fine dell'anno. Invece Dead è uno di quei piloti che secondo me pensa col berrettino da ragioniere, e quindi è un grosso peccato. Daniele Play, anche lì un'altra delle purtroppo l'abbiamo detto prima, una delle delusioni più grandi di quest'anno, speriamo si possa rifare, anche perché abbiamo detto è molto giovane. E poi via tutti gli altri, Z Pro Mauro e addirittura Lele Salva in 12ª posizione, anche questo Lele velocissimo in qualifica, molto molto veloce, deve ancora trovare la quadra per quanto riguarda la gara, perché sono due cose totalmente differenti e bene o male le vediamo in tutti i campionati, i piloti andare fortissimo in qualifica per poi perdersi un pochettino in gara. La Master questo non te lo permette assolutamente, perché se andiamo a vedere il buon J-Sport è un pilota da gara e si vede perché è lassù, anche se ha vinto solamente due gare rispetto alle quattro di legge, comunque ha centrato 6 top 3, quindi sostanzialmente è sempre lì, è sempre a podio. E quindi questo secondo me in Master, per passare in Master devi fare quel click mentale, assolutamente, iniziare a ragionare tantissimo sulla costanza, ovviamente deve essere unita a una buona velocità, perché se andiamo a vedere i piloti che hanno concluso più gare, ci sono 7 gare per J-Sport, 7 gare per Giovi, e difatti Giovi è terzo a 69 punti sostanzialmente. Quindi bisogna essere molto molto costanti, cercare di fare il meno errori possibile, perché quello che sta succedendo in Pro, per esempio in Master, per tanti piloti potrebbe essere motivo di delusione parecchio, credo.
per tutti gli errori che sono stati commessi da tutti quanti. Se posso dire, però, mi aspettavo un pochettino di più da Tals, anche lui pilota molto esperto, anche lui molto veloce, mi aspettavo un pochettino di più, anche se purtroppo vedo che ha completato solamente 3 gare, quindi sostanzialmente non è riuscito a esprimersi. E a livello di Tals c'è Dario, che è il fratello del buon F, e Dario è stata una delle rivelazioni dell'anno passato. Stava conducendo il campionato in pro, scusate, la gara di Jeddah della Pro League l'anno scorso, poi per vicissitudini non era riuscito a finire in prima posizione. È una master che ricalca un pochettino quello che ci eravamo detti ad inizio anno, ovvero ci aspettavamo 2 piloti assolutamente padroni della scena che stanno continuando a darsi battaglia, il buon G-Sport e il buon Luigi, e dietro un gruppone unitissimo da Raffo Idex fino a Dead a questo punto, sperando che ritorni ai fasti di un tempo. E potrebbe essere sicuramente molto avvincente per il campionato costruttori, perché ci sono parecchie scuderie. L'Alfa Romeo per esempio è la più equilibrata, quindi se continua così sarà darà del filo da torcere là davanti. Sicuramente Ferrari e Williams, con Williams credo che sia un pochettino più avvantaggiata dal fatto che Marco Ganu, pilota di grandissima esperienza rispetto a Zeta Pro Mauro, per il momento è davanti, quindi se continua così Marco potrebbe portare il titolo costruttori in Williams. C'è da vedere se a livello di campionato piloti Di Legge riesce a togliersi questo alone di sfiga che ha, e perché sarebbe credo anche molto più glorificativo per il buon Jay poter lottare ad armi pari senza aloni di sfiga e quant'altro con il buon Di Legge. Ci hanno regalato veramente dei gran duelli, quindi credo che sia anche molto più onorificente da quel punto di vista. Le gare sono, a parte Jeddah, che mi ricordo che era successo un casino, safety car, poi è arrivata addirittura la pioggia, tipo Abu Dhabi 2019, tra lo scontro e Mazzo, una Pulitan ad Abu Dhabi, arrivò addirittura la pioggia a suggellare poi la vittoria di Mazzo nel campionato piloti in Pro League. A parte quello, poi gare abbastanza lineari, e quindi è il campionato in cui ci siamo avvicinati un pochettino di più, a livello che non ha regalato tantissime sorprese a livello di outsider, ecco. È più difficile cercare di fare l'outsider in Master. L'abbiamo detto, la Master ormai è un campionato di riferimento anche a livello nazionale, perché sostanzialmente i piloti li continuiamo a vedere anche nelle amichevoli che facciamo. Ne abbiamo fatte contro i brasiliani, abbiamo vinto a casa loro, bellissimo, in una situazione molto bella. Gli italiani hanno questa cosa che si vince a casa degli altri ultimamente. Sì, a casa nostra non siamo riusciti, ma anche perché secondo me se mettevano Imola, il buon Mateus non tranciava tutte le volte le chicane, perché da spettatore quando mettevano la visuale su Mateus vedevi che la variante della Roggia praticamente non esisteva. E quindi quello, noi ovviamente con i giri richiesti non siamo abituati a questo tipo di stile di guida, quindi sostanzialmente ci siamo ritrovati un pochettino in svantaggio. Poi siamo arrivati in Brasile e abbiamo visto che comunque lì ha vinto Di Legge, con J-Sport che era davanti fino agli ultimi giri, poi è successo il carnevale di Rio de Janeiro e alla fine ha vinto il buon Luigi, io addirittura quarto, dopo che mi avevano fatto girare una roba bellissima, però per farvi capire quanto la Master sia a livello competitivo uno dei campionati forse non solo a livello nazionale ma anche europeo o mondiale. Tutte le amichevoli... Eh? C'è Luigi in chat che si sta deprimendo da solo scrivendo frasi. Stavo leggendo che... Vabbè, ma Luigi lo conosciamo, si butta giù, ma credo che i numeri, ecco, siano un pochettino... No, i numeri ce li ha. I numeri sono dubbi. Io tra l'altro
ovviamente vorrei far notare comunque che adesso è arrivato anche un nuovo pilota, Manuel Juve, sì. E occhio che è uno che può cominciare a mettere il filo da torcere, perché è un pilota che si conosce bene nell'ambiente, se prende ritmo comincia a stare davanti pure lui, quindi comincerai piano piano, adesso vedremo i risultati, ma occhio perché potrebbe essere una bella sorpresa. Per quanto mi riguarda, grazie delle parole intanto, onestamente, però allora, io da quel che vedo, togliendo il fatto del campionato e di come si sta evolvendo la situazione, il parterre che c'è all'interno del campionato di quest'anno è molto alto, molto alto. Non è magari quello che qualcuno si aspetta, ma è un campionato di livello, e quando andiamo fuori lo si vede chiaramente appena mettiamo i piloti fuori, quindi, ma lo stesso Luca, lo stesso Simone, Rafu, Dede, quando arrivano su a Metrano vanno veramente forti. Io credo che questo per molti, e lo dico da spettatore esterno, sia un campionato tra virgolette da rookie, e che la vera essenza di tanti piloti di quest'anno lo vediamo l'anno prossimo. Lì sono veramente tanto curioso. E per il resto io spero ovviamente di vincere e di andare avanti con questo risultato, ma comunque il livello è veramente alto, lo vedi dalla qualifica, e mi aspetto comunque che non siamo solo io e Luigi, ma siamo molti di più. Lo stesso Luca, Giovi, che secondo me Giovi sta facendo un grandissimo campionato, e quindi io credo che secondo me la seconda parte di stagione sarà molto interessante per scoprire comunque se i valori si riavvicineranno, e secondo me in qualche gara sì, molto. E per il resto stavo leggendo Luigi Puretto, sfiga, lo, diciamo, lo capì, che come non capirlo, come non posso capì. non posso dire niente perché a Silverstone a 20 giri dal termine io ero dietro di lui in campionato, stando così le cose, perché avevo comunque una penalità comunque ancora pendente, e 3 secondi ero dietro in classifica e si è ribaltata la situazione. Questo non posso dire nulla. Di errori io e Luigi ne abbiamo fatti uno a testa, perché è vero che lui è stato centrato a Miami, ma è lui che si è girato all'inizio gara e si è trovato in quella posizione. Però io credo che non è finita qua per niente, nonostante Luigi sta facendo le manfrine per chat a destra e a manca. Ma allora, io non abbasso la guardia col pilota della Williams. La situazione credo che sia più da Giro d'Italia che da altro, nel senso, Giro d'Italia è una corsa a tappe dove ovviamente i campioni alla fine arrivano e vincono, però poi ogni tappa racconta una storia a sé, no? Magari c'è la tappa della montagna con lo specialista, con lo scalatore che va a vincere quella tappa, però poi con i campioni subito dietro, ecco, quindi si potrebbe riassumere con questo paragone sportivo. Ovviamente ci saranno dei piccoli hotspot, ci sono tanti piloti molto veloci, quindi però ecco. Io mi aspetto Simone adesso, mi aspetto sicuramente che se fa quel salto di qualità può rompere le scatole tra virgolette, ma lo stesso Luca Flaminio, adesso cito su tutti, Australia, fa un errore che se non fa quell'errore lì vince la gara lui e ribalta le sorti della situazione. Jeddah, se non rompo l'ala non vado a vincere, e andava a vincere Giovi che era primo. Se poi andiamo a vedere singolarmente le gare per come sono andate, non tutte sembrano essere così dominate da me e Luigi, ad esempio, anzi, però se poi dopo andiamo a vedere alla fine della fiera le immagini scorrere, allora, e nella quasi totalità dei casi vediamo dei trenini che sono di 4, 5, 8, ma sto parlando di immagini del 35esimo, 46esimo giro, insomma. Ti potrei rispondere così, se tutto andava come dovevo andare, io alle prime due gare ero primo con 50 punti.
cioè per dirti, quindi sostanzialmente ci sta che in una 100% ci siano tante variabili, no? Ogni gara racconta una storia diversa e quindi alla fine tra fortune, tra magari i piloti che vengono al di fuori con la lunghezza, ecco, del campionato, con la costanza che si ha, sicuramente poi, ecco, la classifica recita quello che si è visto, quello che ci si aspettava. Magari non tutto quello che si è visto in pista, è molto difficile che una classifica reciti tutto quello che si è visto in pista, però sostanzialmente credo che gli attori principali sono lassù, coadiuvati da un buon parterre di comparse, di attori non protagonisti, eccetera eccetera. Quindi vedremo cosa racconterà la seconda metà di stagione. La seconda metà di stagione io mi aspetto un pochettino di più da Ametrano, che sta iniziando a trovare un pochettino di quadra a livello sia di setup sia di passo, perché già all'inizio, come ho detto prima, ci si aspettava parecchio da Mattia, pilota espertissimo, quindi è quasi sempre in master, quindi sostanzialmente lo conosciamo tutti, il suo palmarès parla per lui, ha avuto un pochettino di difficoltà, poi pian piano è riuscito a ritrovare la quadra e è lui, credo più, non me ne voglia Sdem, ma credo più Mattia che Sdem. No, più che altro per l'esperienza, Mattia è un pilota di grandissima esperienza, quindi sostanzialmente... Credo che, e quest'anno sta dimostrando di essere molto veloce, quindi sostanzialmente Mattia potrebbe dare un pochettino più di filo da torcere e per la lotta alle finals potrebbe dir la sua. Giovi, se continua con questo passo, è il primo anno anche per lui, ma Giovi è sempre stato un pilota molto molto costante a portare a termine le gare, è uno dei migliori credo che ci siano all'interno del panorama della Master. Il suo debutto fu Monza in Prime League nel 2019, vinse, e poi da lì l'epopea che lo portò in Sport, poi in Pro League nel 2020, campione costruttori con Drago Lievitato, quindi sostanzialmente anche lui ha vinto un titolo. Quest'anno l'anno scorso ha avuto un grande dibattito in chat, ragazzi. Sdem porta avanti la mentalità di Silverstone, ci siamo. Che ci dico? Contro Jason un'infinità, ci conosciamo bene, onestamente non è un pilota che lascia punti per strada. Ma è stato in Sport, lo so Giovi, è un refuso di stampa, volevo dire Pro League. Un refuso. Simone, Luca, Gallians, cosa dicono riguardo in questo... Io dico che è un campionato lungo e duro, e non è quello di Rocco. No, vabbè. E io posso confermare, visto che mi ci ha inculato due volte. Avvocato, quanto la tiriamo avanti, avvocato. E che pureto, tutti e due i casi alla fine Luca ci arriva. Io... quindi chiaramente... Signor Gallians, vada. Io dico che siamo stati privati di due attori protagonisti. Il primo è Talz, che ha avuto un infortunio, quindi praticamente, come ha detto prima Long, non ha praticamente mai corso, se non in rare occasioni. E il secondo è Le Salva, che sì, lui non ha avuto problemi di livello fisico, più che probabilmente c'è qualcosa a livello mentale, magari anche il setup che non è andato, ma io ho ancora in mente la gara di pre-season a Silverstone. Sì, va bene, era pre-season, sì, va bene, non c'erano i piloti migliori, ma lì aveva sbaragliato la concorrenza in una maniera che, non dico che non avevo mai visto prima, ma sembrava di vedere veramente un pilota superiore a tutti quanti gli altri. Ed è veramente un peccato vedere un pilota con un potenziale così tanto grande, così in difficoltà. Le pole position è riuscita a farle, però... è evidente che qualcosa in gara non è andato. Però, secondo me, Le Salva è difficile trovare un pilota in Formula 1, ma è perfetta la metafora con Brad Binder della MotoGP. Ovvero, Brad Binder in KTM è considerato uno dei migliori talenti che sia in circolazione in MotoGP, dove ogni tanto fa il suo exploit, ok? Sulla pioggia è un fenomeno, ok?
la velocità ce l'ha sempre, la moto non l'aiuta tantissimo perché la KTM non è che sia bellissimo, ma noi non abbiamo quel fattore. Però anche se non ha vinto gare su gare su gare, è sempre considerato uno dei migliori talenti in circolazione. Ma Binder, che io no aspetta Garen, questo è interessante, io non direi tanto Binder, sai che ti dico di più? Martin, perché Martin è quello dell'uomo delle pole, però in gara e i risultati della stagione del 2022 di quest'anno in MotoGP lo dimostrano ampiamente, ha fatto troppi errori, un po' quello che è successo a Lele Salva è andato fortissimo in Q, Lele Salva in Q io credo che onestamente in Q i due piloti onestamente a mio parere più veloci in questo momento sono Simone qua presente e Lele. A livello di velocità sul giro secco sono i due piloti in questo momento più veloci sul giro secco, però entrambi cosa pagano? La gara, entrambi, tutti e due in gara, Simone meno di Lele, ma entrambi pagano la gara. Se loro sistemano la gara sono potenzialmente da top 3, top 5 assoluto sicuro, però i due hanno lo stesso fattore comune, ovvero una qualifica forte, ma in gara perdono secondo me qualcosa. Giovi ci dice: ragazzi, Lele è lo Zarco dei tempi della Yamaha. Perfetto. E di legge a questo mondo vi stuzzico l'ultimo argomento di questa Master, un'opinione su quelle che sono state le prime metà di stagione di Tia Prince e Antonio To, che da pilota secondo me Tia me l'aspettavo, nel senso che non mi aspettavo fosse subito competitivo, sapevamo che avrebbe dovuto rincorrere. Antonio invece una meteora incompiuta. Io credo che, allora, Antonio è il primo anno che è sul fit, giusto? Sì. Il primo anno che arrivi sul fit, ti ritrovi in Master League, è una mazzata tra capo e collo, che se non sei velocissimo ti arriva una mazzata qui che a livello morale secondo me ti stende. Tia si conosce. Da fuori si fa fatica a vedere la velocità della Master. Non è il primo e non sarà credo anche l'ultimo che potrebbe avere queste difficoltà, Antonio. Però comunque ci sono le gare e c'è ancora comunque. Ci sono ancora 9 gare. Il problema è questo. Allora, il problema è questo qua. Allora, prima si parla. Sono due pianeti diversi, ok? Master è una cosa, Pro Sport è un'altra cosa, ok? Però il problema è questo. Prima si parlava che da rookie è sempre meglio portare a termine la gara, ok? In qualsiasi posizione tu sia, la devi portare a termine, perché metti esperienza, metti chilometri, eccetera, eccetera. Il problema è che se tu le prime gare centri qualsiasi pilota, e io mi ricordo un dead in cui dice: purtroppo ho un compagno che purtroppo non porta a termine la gara, ok? E tu ti ritrovi il primo anno di fit, con tutto quello che comporta il fit, in Master League, e non riesci a portare a termine una gara, è una mazzata spaventosa. Spaventosa. Anche perché io la sensazione che ho avuto, in Bahrain lui a livello di velocità era competitivo, nelle prime gare era competitivo, poi credo abbia proprio mollato gli ormeggi. Esattamente. Perché? Perché non sono arrivati i risultati. Si può paragonare benissimo. Perché lui riusciva a essere prestazionale nel giro di qualifica. Quando poi dovevi fare il giro di qualifica 50 volte, alla decima era muro. Esattamente. Quindi lì cosa succede? Se tu abbassi, capisci che non ce la fai. E questo viene con l'esperienza, quindi lui è al primo anno e ci può stare benissimo. Però se in quel momento riesci a capire che basta tirare un decimino o due in su, sui tempi, quindi andare un pochettino più lento, ma riesci a portare la gara, poi quel decimo, due decimi, non sono tre secondi che devi recuperare, sono un decimo e due, viene pian piano con l'esperienza. Li tiri giù con l'esperienza. Cioè, se andiamo a vedere la carriera di tutti quanti qua, Gallians l'anno scorso ha avuto difficoltà, quest'anno invece ha già vinto due gare. Tu, Luca, stessa identica cosa, ma tu hai una carriera un pochettino più lunga, ok, rispetto a noi.
Simone ha sempre anziano. Esatto. Simone ha sempre quei piccoli problemi, ma se andiamo a vedere, è partito dalla Prime nel 2018, poi è andato in Sport, poi dalla Sport è passato direttamente alla Master. J Sport lo stesso, cioè se andiamo a vedere le nostre carriere, pian piano poi nel tempo il miglioramento arriva. Sempre. Magari io dal gioco. Guarda, esatto, che ci dà un bello spunto anche Giovi. Se Dario fosse finito insieme ad un veterano della categoria, avrebbe fatto un grandissimo salto di qualità. È quello che serve, è quello, ecco, che serve quando tu hai detto pure, tra l'altro, Antonio in Spagna non ha fatto una brutta gara. Ma è l'eccezione, sì, che conferma la regola. Però della statistica. Allora, io dico questo, bisogna anche valutare certi aspetti. Per esempio, Antonio sta con Dead, no? Ad esempio, team. Però non si sono mai allenati insieme. Ok. Questo fa la differenza. La squadra, per esempio, fa tutto, sia per essere la squadra fa tutto. Giovi, sia per Giovi migliorare, Giovi sta andando forte. Sta andando forte anche perché quando c'è con Luca si allenano assieme. Luca comunque da tanti anni e comunque sa gestire varie situazioni perché c'è stato da più tempo. L'ho fatto io, per esempio, anche ad esempio con Mauro. Mauro sta piano piano facendo un buon salto di qualità, i risultati non arrivano ma la velocità la sto vedendo che c'è, quindi lì serve questione di tempo. Io credo che serve un po' serve tutto insieme, serve pazienza, serve tutto insieme, serve pazienza. Quello che è più esperto deve aiutare chi è il meno esperto e quello meno esperto deve saper ascoltare, che è questa la differenza che io noto tra chi veniva prima e chi viene adesso. I ragazzi molte volte, soprattutto quelli che vengono adesso, non ascoltano molte volte. Se ascoltassero di più, io adesso cito il Tia per prenderlo come caso. Tra l'altro ha scritto con quello per farlo come cavia, ma ce ne sono tanti altri. Io dico, se si ascolta chi comunque ha più esperienza, apprendi molto più velocemente in pista rispetto a come vuoi andare di testa propria. Che per carità è pure giusto andare di testa propria, ci sono sbattuto io quando ero più piccolo, cioè, tutti ci siamo sbattuti perché tutti pensiamo di essere migliori degli altri, ci sta. Io pure dico che penso di essere migliore di molti, e cioè anche per una convinzione personale, nel senso non solo perché tu vai a dire sei il migliore o perché vuoi essere strapotente, no, anche per una convinzione personale, perché se tanto vuoi vincere devi battere chiunque altro. Però il saper ascoltare gente più esperta, ma anche di categorie inferiori, perché se te mi ascolti alle Z, che comunque mi corre da tot anni, mi ascolti per esempio Luca, mi ascolti per esempio non lo so, Raffaele, Hiroshi, gente che comunque c'è già da parecchio tempo, apprendi comunque. E quindi ecco, secondo me la differenza tra il voler solamente giocare e il voler imparare si basa anche molto su questa cosa qua. Per il Tia io onestamente non ho mai espresso giudizi per quanto riguarda la sua entrata in Master, perché ovviamente io mi basavo sui risultati. I risultati non arrivano, c'è tutta una seconda parte di stagione, però il voto è negativo adesso. Antonio To stessa cosa, ha avuto uno sprazzo buono, però il problema è che i risultati non arrivano. Vogliamo raffrescare un po' questa ira funesta che c'è. Aspetta, tu hai detto, hai tirato fuori Raffa, ok, come compagno di squadra. Ora, prima ho citato il fatto che mi hai detto stai calmo, ci serve costanza, eccetera eccetera, no? Ma se un nuovo pilota arriva sul fit il primo anno e ha Raffa come compagno di squadra, la prima cosa che sente è: non ho voglia di provare, non ce la faccio. quello poi è, diciamo, dettagli abbastanza importanti da non dover tirare fuori questo discorso serio, perché sennò mi casca tutto a monte. Però no, a parte quello, l'importante, sai cos'è? È ritrovare, lo diceva Luca qualche anno fa, anche l'anno scorso mi sembra,
se riusciamo a ritrovare il gruppo di tutti, no? Che tutti si allenano insieme e tutti si aiutano a vicenda, indipendentemente dalle squadre che poi dopo tu sei appartenente nel campionato, il livello si alza da solo. Quindi sostanzialmente basta quello. E credo, parlo credo a nome di Luca, a nome di tutti quelli che tutto sommato hanno già fatto più di 120 gare. Io quando la categoria funziona sono sempre d'accordo, cioè... Allora io direi una cosa. Se ci si trova bene si sale sempre in alto tutti insieme e dopo diventa dura per quelli tra virgolette da fuori che dicono il campionato di altri anni era più forte, questa gente è scarsa, sai quante frasi si sono dette questo tipo. Mi ha risposto il signor Raffaele. Non gli direi che avevo voglia, ma probabilmente sentirebbe in sottofondo gare di uno o due anni fa che sto tagliando. Il problema è che se sono gare dell'anno scorso ci sono cose che non si possono dire nel party della Pro League. Quindi potrebbe essere una cosa brutta. No, a parte gli scherzi. Allora, tornando un attimo seri. Secondo me, ora è brutto, però secondo me, dico la mia e ci metto la colgo, faccia. Colgo al volo un attimo solo di legge. L'anno scorso, al di là di come sia finita, è stato un piacere correre assieme a lui, intende Jacopo. Così come è bello correre con un veterano come Marco, che veramente come G-Sport dà la carica, cioè è gente che la pista se la vuole mangiare, sta lì perché è bello. Allora, se ti ricordi, Luca, al Karting Experience, io parlai di Naspaz, no? E io credo che il buon Naspaz abbia avuto su di me un'impronta parecchio elevata, nel senso, Paolo purtroppo per problemi suoi, l'abbiamo detto prima, non riesce a provare, ma a livello di party, ok, è una persona che ti tiene sempre sul pezzo. Sì. Ok, quindi io direi una cosa. Ora, oddio, è brutto. Sono io che devo tenere sul pezzo lui. Paolo, mi raccomando, hai tolto l'ERS, hai fatto qui. Faccio un dal livello di vista, gli faccio un po' la badante. A livello di guida, purtroppo è così, Paolo. Cioè, nel senso, qua ci vuole il generale Marasco. Hai fatto le analisi, ma l'acqua. Chiacchiere politiche. La realtà è questa. Citazione colta, vabbè. No. Ma io da regolamento metterei che i piloti che sono nello stesso team obbligatoriamente devono stare in parte assieme. Aspetta, è inverificabile, ok? L'ho detto prima, è una cosa brutta, ci può stare. Però secondo me questo aiuterebbe tantissimo tanti piloti che sono all'interno del fit da poco. Purtroppo è inverificabile. Con chi capiti. Allora, va bene, a parte però, quello, però l'idea è giusta. Prendi tutti i piloti che ci sono. Prendi tutti i piloti che ci sono. Ok. Allora, partiamo dalla Pro. Se uno capita in Pro, prendiamo le teste di serie che ci sono state quest'anno, ok? Allora, se uno capita in Pro, primo anno, Fede Carta ha avuto Alesi. Ok, quindi non il primo andare meglio. Ok? Poi, se non aveva Lesi, aveva Cartista. Leutz ha Cartista. Sì. Ok. Hiroshi. Mister X. E poi, adesso non mi ricordo le altre teste di serie, ma sostanzialmente siamo lì. Ok. In Prime quest'anno era un pochettino più dura perché c'erano tanti rookie, ok? Andiamo in una categoria da rookie. Andiamo in sport. Top Inchester. Campione nel mondo sport. Shumi. Magari togliamo Michael, che magari è quello un pochettino meno esperto, però sostanzialmente va veloce, quindi secondo me una mano può dartela. Luca Bigno, che l'anno scorso comunque era in Prime, però va veloce, una mano se la può dare. E Alessio Fiorino, ex pilota Master. Cioè, per chi entra sul fit,
è difficilissimo trovare, cioè è proprio difficile trovare qualcuno che sia testa di serie e che non sia esperto. È molto difficile. Le probabilità sono bassissime. È inverificabile, ma secondo me questo aiuterebbe tantissimo, tanti nuovi entrati. Tantissimo. Però, come dice anche Luigi, Luigi scrive: credo spetti il pilota caposquadra a mettere in chiaro da subito chi in gara si sta in parte assieme. Anche questa questione di gestione del sosta box, solo per quello, vabbè, per le varie strategie, per tutto quello che è. In realtà, il discorso è giusto, Long. Cioè, nel senso, se tu metti un pilota esperto con un pilota giovane, teoricamente le tasse di serie sono quelle. Sì, però il problema qual è? Non è tanto l'esperto perché ha fatto più gare, serve le persone che hanno voglia di correre assieme, perché questo molte volte manca. Per esempio, io e Simone gli rompo le scatole perché mi sta sulle balle come corre, proprio mi sta sulle balle, nel senso, per maledetto, tutte le volte che glielo devi correre meglio, maledetto. Sì, ma per tutte le volte che gliel'ho detto, per tutte le volte che sbagliava le cose, che continua a dire, e nonostante corriamo contro, ha detto con un tono di voce ma molto propositivo. No, ma nel senso, io con lui non sono compagno di squadra, però ci alleniamo, no? Gli do i consigli. Gli dico le cose, magari poi dopo ovviamente qualcosina devo star zitto, perché se poi dopo gli dico tutto, dopo me copia e mi tira, e dopo mi girano i coglioni a me a fine gara. Però comunque cerco di aiutarlo. Ma Luca lo fa uguale. Luca si mette a disposizione di tutti per girare e fare le cose. Luigi idem. Poi, come ha detto Jacopo, è ovvio, secondo me, non dici tutto, poi sta anche al pilota dire, fai X giri con quelle gomme, vedi quanto durano, non è che te lo dico io. Se tu vai a vedere una cosa del genere, ora non l'obbligatorietà del party, ma una cosa del genere si sta facendo un pochettino sotto traccia, se vogliamo, ma chi segue il forum lo vede, con i testing day. Sì, ma anche col gruppo. Io perché ho voluto fare in modo che si creasse un gruppo dove butti dentro tutti i nickname, perché in base all'orario del giorno non tutti girano allo stesso orario. Se faccio un gruppo dove ci sto io e giro di pomeriggio magari non c'è nessuno, e ognuno poi ha opportunità di conoscere gli altri, ha opportunità di girarci insieme. Io ti do l'opportunità, se non vuoi io poi non posso fare altro, non è che posso dire alle persone sono cazzi miei. È quella la differenza, perché le opportunità ci sono per tutti. Poi sta, come dicevo, per il Tia, ma io ho preso lui per esempio perché lui sta in Master, ma ci sono tanti altri ragazzi. L'opportunità c'è, poi chi vuole ascoltare ascolta, chi non ascolta poi dopo è inutile che dopo a metà stagione, a fine stagione, a tre quarti di stagione, inizio stagione si ritira perché sono incompatibile a certe cose e questo non va bene. Stai con noi, impara a stare tra di noi, nel senso a imparare i piloti, le loro caratteristiche, come si difendono, come attaccano, come ragionano, a che fa tutto, e tutto il resto viene di conseguenza. Però se non si impara questo è difficile poi andare avanti. Ma perché? Perché Fit a livello nazionale, oltre a essere il forum, ne abbiamo parlato prima, Fit a livello di community rispetto a tanti altri siti è ben diverso. Nel senso, se tu vai su FMD e Simo c'è entrato adesso, non credo che trova la stessa community. No, molto diverso. Molto diverso, perché... Quindi... Se tu non entri all'interno della community, non puoi vivere la piena esperienza di Formula Italian Team. Ma non ti godi neanche, secondo me, il... Lo vivi come un campionato identico agli altri. No, ma la vivi anche come eccessiva competizione. Mentre un conto è se uno comunque fa amicizia, fa gruppo. Poi è ovvio che magari in un campionato di 80 persone, 10 che ti stanno sulle palle perché...
non ti piacciono, non ci vai d'accordo per mille motivi, ci staranno, ma con la metà, 50-60, avrai un rapporto di convivenza. Figlio mio, se poi dopo un po' il 90% si sta sul cazzo, cioè, se ogni volta che cambi sito c'hai metà degli utenti che ti danno contro, forse non sono gli altri. Posso dire la mia, che sono però, l'ultimo ad essere entrato in ordine cronologico? Faccio anche un passo indietro riguardo a quello che hanno detto sia Long che anche in parte di legge, che deve essere sì il primo pilota ad imporsi. Apro una parentesi, per me una regoletta all'inizio del regolamento potrebbe anche esserci qualcosa del tipo: è fortemente consigliato stare in parte col compagno di squadra e allenarsi assieme, una roba del genere, anche soltanto come invito per far capire a chi arriva il senso del gruppo, perché chi arriva da fuori ovviamente non può saperlo. Per quanto mi riguarda, posso dire che, come ha anche detto prima Kaisermat, Alex Pilotino è stato il mio primo compagno di squadra ed è stato fondamentale nella mia crescita come pilota virtuale. Io corro comunque da abbastanza tempo e se dico una cosa del genere su Alex vuol dire che è vero. Non so se sta vedendo la live adesso, se la vedrà più tardi, ma gliel'ho sempre anche detto, lui è stato veramente fondamentale per la mia carriera e adesso sto cercando di portare avanti quello che mi ha insegnato. Io come pilota, se io sarò mai testa di serie, lo sono stato quest'anno, se l'anno prossimo lo sarò, come quest'anno vorrò un pilota che è in party, in gara con me, sempre, non ci sono discussioni. Apro anche qua un'altra piccola parentesi, vi ricordate tutti quanti Ezio com'era in Summer League, che non riusciva a stare in pista, sì, che arrivava sempre ultimo per distacco. Guardate dove è adesso. Non sarà J-Sport, per carità, ma lui, che ha quasi 50 anni, quindi non è proprio più giovanissimo, nonostante non abbia l'età alla sua, in pochissimo tempo è riuscito a guadagnare tantissimo tempo. Perché? Perché è una persona intelligente e perché ha applicato i consigli. Ma perché vuole stare anche in community, cioè, nel senso, ci sta, sì, esatto, vuole stare, impara. Cioè. Esattamente. Io ho anche creato un gruppo dei piloti del 50%, sono presenti tutti. Sono presenti da Shumi Legend, da me, da Kaisermat, a Ezio, a Naspaz, quindi chiunque che faccia una gara al 50% sul fit può sempre avere un riscontro da altri piloti, perché secondo me questa cosa qua è fondamentale sia per chi arriva ma anche per chi è già dentro, perché alla fine non si smette mai di imparare ed è per questo che spingo a far sì che questo possa accadere sempre più spesso. Io, ragazzi, andrei, visto l'orario, io andrei in conclusione e lascio la palla. Aspetta, gara migliore della Master non l'abbiamo detta. È il voto finale pure. Cioè. Io ce l'ho la mia. Però facciamo parlare prima agli esterni. Rispondiamo al signor Ganu, per cortesia. Più per quello che dice Luigi. Una volta che tiri dentro tutti là, orca troia, ci devono stare gli amministratori dentro. Ma guarda, più che altro andrebbe bene anche Discord. La chat di Discord, no, però ma ragazzi, c'è Discord. Delle comunicazioni rapide. Fermi, c'è Discord. Ma non c'è la chat. Vediamo un attimo. No. Non c'è la chat pubblica. Beh, effettivamente però ogni gioco ha la sua chat. Per esempio, io sono su Dirt Rally 2.0, c'è la chat generale. Io più che altro, che non c'è però per F1, sì. Io più che altro una cosa per chiudere il discorso e passare poi a conclusione finale e tutto. Post gara, durante la fine di un GP, cerchiamo, io dico il nome di tutti, di stare dentro al party post gara. Non solo per raccontare le gare, ma per anche magari risolvere qualche discussione, stare insieme, capire cosa è successo, perché molte volte mi è capitato, non solo soprattutto per quanto mi riguarda in Master, ma io ho sentito pure in altri campionati, non c'erano tutti, o
la maggior parte dei piloti all'interno del party post gara, perché andavano via fretta e quello è brutto. Quello a me triggera tantissimo. Sarebbe più ideale nella seconda parte di stagione se nel post gara siamo tutti lì, qualunque risultato sia, per stare in compagnia anche 5 minuti. Ma quello sarebbe diverso, cioè in modo più... No, veramente mi sto grattando un po' i graffi del gatto. E niente, dopo questo, beh, traiamo le conclusioni. Facciamo prima qual è stato il miglior GP della prima parte di stagione e poi come decidi te, Luca, Andrea? Vada, andate, vado io, per me Imola. C'è proprio la gara pazza dove si è visto che nel gioco puoi stare in pista in una condizione che è ancora di mezzo fra l'intermedia e la soft e la slick, che negli altri giochi non succedeva. Negli altri giochi, se avevi la soft col DRS abilitato, la soft era la gomma. Qua invece c'è ancora una terra di mezzo. Timo, è stata incredibile. Io dico Silverstone perché è stato per il momento l'unico podio di McLaren. Per il momento dico, caro Luca Flamini, per il momento dico. Allora, lei... E con questo concludo la polemica tra me e il sottoscritto. Io dico, a questo punto faccio pure io, così concludo quelle che stanno dentro al campionato. Imola è stata bella caotica. Jeddah pure, ma non so perché mi va di dire Australia, perché gli ultimi due giri comunque sono stati fuori di testa. Allora, avete detto tutte quante quattro quelle che mi ero preparato, perché me ne ho preparate quattro, però per me la migliore è stata Jeddah, tra tutte quante queste qua che avete elencato. Non me ne voglia di legge, ma Jeddah con la pioggia nel finale, pioggia nel deserto dell'Arabia Saudita, è un qualcosa che ogni volta che vedo la pioggia in queste situazioni, Codemaster, mi si scava un posto nel mio cuore. Quindi... Ti chiedi perché? Prossimo anno pioggia in Qatar. No, ma guarda, allora abbiamo detto, questa cosa è iniziata nel 2019 in prono, Abu Dhabi, ma figurati se esce la pioggia, Abu Dhabi non piove mai, se vuoi vedere le statistiche dei pluviometri non piove mai, mai. Ha piovuto. Però intanto a Jeddah ha piovuto sia nella Pro del 2021 che Master nel 2022. Che uno dice, vabbè, ma non pioverà mai in Arabia Saudita. Andatelo a dire a quelli della Dakar, che si sono ritrovati all'interno del letto di un fiume che non veniva riempito da 30 anni con l'acqua, che all'interno la macchina l'hanno dovuti tirare fuori. Cioè, una roba incredibile. Però ecco. Sì, Giovi ti chiede quando si carica la texture della tua maglia. Non ne ho la più pallida idea. Ecco, Andrea, vale. Qual è stata la tua gara migliore preferita in Master sino a questo momento? Che mancava solo Jeddah. Ok, non l'avevo sentito. Allora, pensavo la mia in pro. Allora a sto punto chi vince? Prima voi. Faccio due discorsi. Allora, per me vince Jay, ma per quello che per proprio affossare Luigi a livello mentale con tutto quello che dico, Luigi, così siamo a posto. Con tutto quello che ha scritto gli do il colpo di grazia, almeno tranquillo. Vabbè, io per non dire né uno né l'altro dico il Tia Prince, così siamo tutti quanti d'accordo. Questo a livello di Kaiser, Matt di Simo. Questo è il livello di Lorenzo Colombo. Avvocato comunque. non se ne vada, avvocato, perché sennò... scherzi. Io spero che ci sia lotta, perché comunque vado d'accordo sia con Jake che con Luigi. E... sinceramente faccio fatica a sceglierne uno. Abu Dhabi pre-season F1 2016, giro gara del 100% tutta full wet. Sven voleva riformare il rack e dichiarare guerra agli Emirati. 9999999
Io credo che ogni volta che viene detto quel nome un Luconi viene, gli prende un infarto, credo, eh. Si sente, comunque... si sente quelli Luconi. Oppure... Directed by Robert White. Directed by Marco Luconi. Scusate, per concludere il discorso, io comunque sarò banale, ma tifo per la lotta. Mi spiace. Ha vinto lo sport. Questa è come la frase di Miss Italia. Cosa vuoi? La pace del mondo. La fame, le carestie, la sete. Lo capisco che è scontato, lo capisco perfettamente che è scontato, ma è veramente quello che mi auguro. Quindi non vedo perché dover scegliere qualcuno quando non me la sento. Simo. Io invece, guarda, io sono, dico soltanto una cosa: che vinca il migliore. Vabbè. Il migliore. Io dico Jacopo. Oh, io mi sono messo comunque che voglio vincere la Master. E il mio obiettivo non lo cambio. E io dico e lo vinco io. Occhio che con la, che non è che se, siamo andati benissimo con gli auto, con gli autoproclami. No, non è, lo sai cos'è? Non è tanto autoproclamo, cioè io sono coerente col mio pensiero, nel senso io ho messo che voglio vincere il titolo, a quel punto sono a metà campionato, sono primo, che faccio? Dico che non voglio vincere il titolo. No, era per dire poi, occhio, perché uno se la può sentire quanto vuole, ma l'autoproclama, io ho detto che l'Alpi diceva il costruttore, è successo la qualunque, quindi occhio. No, però se lo vince Luigi, tanto di cappello, sta facendo una stagione clamorosa. Io sono contento in questo momento come sto andando. Ovvio che sono arrivato a metà stagione, sono davanti in classifica. Anche Leclerc, no? Diceva, guardavo gara per gara, ma dopo la terza gara più 50 su Verstappen, che fa? Non pensa a vincere il titolo. Però non lo dice. Io sono meno scaramantico. Spero di vincerlo, poi se non lo vinco pazienza, ovvio che se te mi dici un pronostico per chiudere con le proverbiali gufate, attenzione perché l'anno prossimo Binotto ha detto che il motore della Ferrari sarà una bomba. Ora, una bomba a livello di prestazioni o una bomba una che, bomba che scopri a ogni gran premio? Lo scopriremo solamente alla prossima e comunque salvate questa clip, perché se nel caso comunque il campionato non dovesse andare per svariate ragioni, io mi sono giocato comunque la figura di M dell'anno. Da qui al 2023 ne passa di acqua sotto i punti. Va bene, dai che siamo in conclusione, mamma mia, mezzanotte e un quarto, abbiamo fatto una maratona di 3 ore. Signori, io vi ringrazio tutti, quindi ringraziamo Alessandro Galliano, ringraziamo Andrea Longagnani, Jacopo. E chiudo con la citazione di Raffaele che mi ha fatto ridere: triplo crown, Pandoro, uovo e master. Attenzione, si potrebbe fare. Buonanotte anche da parte mia e ad un quasi addormentato Simone, secondo me. Mannaggia Lorenzo Colombo. No, sta pensando a Colombo. Ecco perché gli sta venendo sonno. Appuntamenti da lunedì si riparte? No? Domani. Rocket League. Scusate, mi ero perso. Andrea Longagnani sta facendo una testa grossa. Pronto? Per una settimana. Chi è? Domani c'è Rocket League, dopodiché da lunedì si riparte con i campionati. Pronto? È pronto? La cornetta mondi a casa ti aspetta, che cos'è? È il mio cellulare, ecco perché devo andare. E comunque occhio, perché da lunedì si ricomincia, ragazzi. Buon inizio di stagione tutti, intanto ve lo dico già da adesso, buon inizio di stagione. Ma io non ho ancora provato l'Austria. Va bene. Andiamoci dentro. Signori, detto questo, grazie a tutti. Buonanotte e ci vediamo domani sempre qui. Rocket League vi aspetta. Buonanotte. Ma allora dove cacchio è la salsiccia?